prendere posto con noi i primi relatori, venite, e i nostri ambasciatori e facilitatori. Michelangelo. Michelangelo. Prego, anche Paola, vieni. Michelangelo, vieni. Tu sei, stai qui. Ma insomma. Sonia, grazie. Okay. Grazie. Mancano ancora dei. Abbiamo ancora qualcuno che stiamo aspettando sul palco. Grazie, venite, raggiungeteci così incominciamo. Allora intanto mi presento, vi saluto, buongiorno, grazie di essere qua a questa terza giornata del secondo Rebirth Forum, la mela reintegrata, e siamo alla giornata conclusiva e finale. Io sono Paolo Naldini, il direttore della Fondazione Pistoletto Città dell'Arte, e qui subito con me alla mia destra il curatore del secondo Rebirth Forum, Fortunato D'Amico. Buongiorno. Io inizierei subito, direi Paolo, iniziamo intanto a ringraziare i nostri partner, perché mi sembra doveroso. La prima parte di questo incontro sarà dedicata al racconto di quello che è successo, più o meno sinteticamente cercheremo di farlo, di queste due giornate di lavoro. E quindi abbiamo invitato adesso poi sul palco i nostri facilitatori, quelli che ci hanno aiutato intorno ai tavoli a raccogliere quelle che sono state le idee che sono maturate dagli incontri intorno a questi tavoli. Quindi Paolo, io ti direi proprio di cominciare intanto che anche i nostri facilitatori arrivano sul palco, raccontare un pochino e anche a ringraziare i nostri partner di questa avventura. Innanzitutto, Fortunato, ricordiamo che siamo in diretta streaming, anzi chiamo Carolina Lusicova di Radio Arte Mobile RAM, che ci ha seguito attentamente in questi giorni. Ti do il microfono, ci spieghi un attimo qual è che cosa sta succedendo. Sì, buongiorno, sono Carolina Lusicova di RAM Radio Arte Mobile. Vi volevo ricordare che oggi siamo in diretta su RAM Live, sito web radioartemobile.it. Potrete riascoltare i tre giorni del forum in podcast sulla sezione del nostro sito appositamente dedicata. Alla fine dell'incontro, insieme con Barbara Nardacchione, saremo disponibili per eventuali interviste. Grazie. Grazie mille. Allora, sì, numerosi sono i partner con cui abbiamo cominciato a organizzare e finalmente a realizzare questa per noi importantissima sessione milanese di un cammino che è iniziato molti anni addietro, quando il Rebirth, Terzo Paradiso, è nato come progetto a Biella dalla mente, dal lavoro di Michelangelo Pistoletto. In particolare, chiaramente, i nostri ospiti generosi, non soltanto perché ci hanno ospitati, mi riferisco al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, ma anche perché hanno fin da subito condiviso la mission, il metodo, il senso, l'urgenza, la necessità di un lavoro che essi stessi stanno portando avanti e che il simbolo al centro del nostro incontro, questa mela reintegrata, che verrà inaugurata lunedì nella sua collocazione definitiva e permanente in piazza Duca d'Aosta, stazione centrale, questo simbolo rappresenta anche l'impegno che lo stesso museo ha assunto e assume, e vedremo che non solo il Museo Leonardo, ma anche altri importanti partner che sono qui con noi oggi, o istituzioni che da molti anni, anche in maniera forse ante litteram, hanno messo al centro della loro mission la necessità di una responsabilità della scienza, della tecnologia in un equilibrio con la natura, che è ormai diventato urgente a livello mondiale. Quindi
Il primo partner essenziale è il FAI, una lunga collaborazione con il FAI, con la Fondazione Pistoletto, ma in particolare è importante che l'anno scorso, in occasione dell'inaugurazione dell'Expo, la città di Milano e il FAI hanno voluto collocare la mela reintegrata in Piazza Duomo. Quindi proprio all'inaugurazione e all'apertura di questo evento primario, globale, la mela è comparsa nella piazza principale di Milano a significare la presenza dell'impegno dell'arte e della cultura nel senso che l'Expo stesso dichiarava di una responsabilità per il nutrimento e per l'energia del pianeta. Ci siamo poi uniti con il movimento Italia che cambia, un movimento spontaneo dal basso che raccoglie centinaia di realtà di una nuova forma di attivismo. Abbiamo qui con noi Daniel Tarozzi che ha partecipato direttamente a tutti i lavori, oltre a essere anche un facilitatore della comunicazione. Questo partner è molto importante perché rappresenta nei luoghi diffusi, quindi nel locale, le pratiche della sostenibilità già attive che comportano il fatto che migliaia di persone e di famiglie siano impegnate e derivino il reddito che permette loro la sopravvivenza da qualcosa di tanto reale quanto importante come già una pratica sostenibile. Ecco. Allora, le istituzioni con cui abbiamo collaborato sono state moltissime, alcune le presentiamo nel corso della restituzione perché sono anche qui con noi dei rappresentanti. Fortunato, vogliamo aggiungere qualcosa? Ma io direi che forse dobbiamo spiegare che cos'è stato questo forum, che cos'è, com'è nato. Il secondo forum Rebirth che viene organizzato da Città dell'Arte e Fondazione Pistoletto. Il primo è stato organizzato a Cuba. Io qui ho vicino a me Laura Salas Redondo, a cui darò la parola dopo aver spiegato un pochino come funziona questo meccanismo. Il forum lo abbiamo pensato un po' come un format, cioè un dispositivo che Città dell'Arte attiva a Milano, perché è una città dove siamo presentissimi oramai da anni con tante iniziative, sì. E vorrei innanzitutto dire che tra i nostri partner che ci hanno aiutato in tutto questo, molto ci è servito il fatto che abbiamo scelto quei 17 punti che vedete davanti, che sono quelli dell'ONU, ma anche la Carta di Milano che è stata redatta e curata dalla Fondazione Feltrinelli, che io ringrazio, che per noi è stato praticamente, e poi li chiameremo qui sul palco, è stata fondamentale a portare avanti il dibattito all'interno di questo forum. Il forum, dicevamo, per noi è un format per condividere strategie, unire le forze con i soggetti pubblici e privati e le istituzioni che hanno individuato un po' nella strada della sostenibilità il percorso e il percorso della costruzione e la trasformazione del mondo che a tutti quanti oggi a noi compete come discorso di responsabilità sociale. Questa iniziativa chiaramente è stata portata avanti seguendo un processo che era già iniziato con la mela reintegrata da Piazza Duomo. Vi ricordate la mela di Piazza Duomo in Piazza del Duomo, poi spostata per altri versi all'interno del Parco Sempione e adesso verrà collocata definitivamente, come diceva Paolo, davanti alla stazione centrale. Ecco, in questo percorso però non c'è stata solo un'esposizione della mela, ci sono stati tanti incontri con le associazioni, con le istituzioni, sempre a lavorare di concetto e di pratica, perché noi pensiamo molto in questo, da questo punto di vista, che la pragmatica, o come la chiamiamo anche noi, la democrazia, e qualcosa vi dirà poi anche Michelangelo Pistoletto su questo, sia la via migliore per costruire il cambiamento. Partiamo dal concetto che è proprio partendo dalla collaborazione dei cittadini, ma non solo dalla collaborazione passiva, da quella attiva. Pensiamo che i cittadini nelle loro organizzazioni o le istituzioni debbano in qualche modo interagire, progettare e gestire insieme quello che sono oggi i grandi temi della trasformazione. Da questo punto di vista il forum aveva un obiettivo ben preciso, era quello di, è stato quello e sarà quello di costruire un cantiere permanente almeno per il 2016. Abbiamo chiesto
alle persone che hanno partecipato di dare la loro disponibilità e anche le loro idee e quindi il loro impegno a costruire un cantiere. Ma questo cantiere sarà definito da tanti cantieri, sono i cantieri che i partecipanti in parte hanno già in corso, in parte hanno costruito conoscendo e integrando le loro competenze o i loro focus d'azione insieme a quelli si sono incontrati durante il forum e sono nate delle cose interessanti, poi adesso Paolo vi vedrà su questo. Queste iniziative tutte insieme noi le chiameremo cantiere del Forum Rebirth. Questo cantiere durerà un anno e lo monitoreremo tutti insieme, cioè chi ha partecipato e si è impegnato con noi in queste due giornate a lavorare insieme, a creare strategie anche per dare forza a progetti che a livello isolato non hanno nessuna ragione poi di venire fuori, mentre invece si scopre lavorando intorno ai tavoli che questa comunanza di idee, ma addirittura di iniziative, se messe insieme costituisce una massa critica interessante, così tanto interessante che ci mostrerebbe addirittura un'Italia che cambia davvero, no? Che è quello anche poi lo scopo dell'associazione di Tarozzi. Allora, in questo cantiere abbiamo parlato di tre grandi temi, sono temi, li abbiamo trattati in chiave interdisciplinare e interculturale, perché noi pensiamo che la specializzazione sia una cosa molto bella, dall'altra parte da sola non porta da nessuna parte, perché in fondo il problema del cambiamento è un problema di apertura rispetto a una chiusura che oggi è avvenuta, diciamo, a rendere inaccessibile al modello stesso di sviluppo qualsiasi possibilità di sviluppi che siano in qualche modo conformi a quelle che sono gli obiettivi dell'umanizzazione. Le specializzazioni ragionano senza più tenere conto che l'uomo è al centro del cambiamento. Il processo di interculturale e interdisciplinare invece consente di riaprire queste possibilità. L'interdisciplinarità ha guidato tutto. I temi principali sono stati quello dell'alimentazione, come avete capito dalla Carta di Milano, che ha aperto problematiche e soluzioni enormi, che non sono solo quelle del dietologo, naturalmente. Sarebbe riduttivo parlare solo di alimentazione in quanto frutta colorata più rossa, colorata più verde. Parlare di alimentazione, come vedremo anche da quello che ci racconterà poi Naldini, e aprire veramente varchi, sconfinare in un mondo che si deve riorganizzare e riorganizzandosi ritrova una centralità sull'alimentazione che è diversa da quella che abbiamo adesso. L'altro tema importante è stato l'abitare. Abitare in una società contemporanea, in grande trasformazione, in piena fase di costruzione di questa globalizzazione, così diversa magari ad Oriente da Occidente, così drammatica per noi che velocemente ci siamo visti trasportati in questo grande mood che l'Oriente asiatico fatto di grandi grattacieli e di digitalizzazione di tutti i sistemi di vita ci ha portato e che oggi dovremo verificare alla luce del fatto che noi siamo comunque in un'Europa che è molto diversa, un'Europa che ha ancora le città storiche che sono il patrimonio dell'umanità, della cultura, della memoria dell'uomo, del lavoro dell'uomo, del ricordo dell'uomo. Ecco, come si affronta tutto questo a scala locale in un sistema globale che si trasforma? Anche qui sono venute tantissime risposte da parte di tutti. Sì. E quindi poi c'è stato un ultimo tavolo che è quello che ci ha raccontato un po' la governance. Io direi che alcune di queste risposte, Paolo, le potresti già raccontare anche tu. Bene, grazie. Allora sì, prima di passare ai primi ospiti a cui dare la parola, vi do un brevissimo assunto, quasi una sintesi epigrammatica, anche un po' in anteprima rispetto a quello che spero oggi leggeremo, domani leggeremo sulla stampa. Allora, abbiamo avuto quasi 250 partecipanti e abbiamo raggiunto una serie già di obiettivi pratici, anche se, come ha detto bene Fortunato, era l'avvio di un lavoro che durerà un anno, ma già abbiamo possiamo parlare di un accordo con la Fondazione Feltrinelli, un intervento progettato, previsto, programmato nel centro di primaria accoglienza della stazione centrale Hub Milano, il rilancio di un'idea che Milano conosce da tempo di Claudio Abbado della piantumazione di 90.000 alberi in città, il rilancio e lancio di una collaborazione strutturata con il Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Milano Bicocca
e con gli istituti di alta formazione artistica dell'Accademia di Belle Arti di Brera e della NABA di Milano, per realizzare insieme progetti nelle scuole in collaborazione anche con l'UNICEF Milano. Ecco, sono solo alcune, direi quelle che oggi possiamo cominciare a mettere davanti a noi, delle azioni concrete e pratiche che daranno corpo e vita a questo cantiere. Cos'altro dire? I lavori sono stati intensissimi, e ovviamente abbiamo utilizzato una metodologia che facesse quanto più possibile emergere l'intelligenza diffusa, presente in un territorio così avanzato come il milanese. Quindi come abbiamo lavorato? Abbiamo fondamentalmente alternato sessioni di lavoro in tavoli concentrati, gruppi di lavoro che riuscissero a mettere in gioco le capacità e le competenze e quanto già attivamente messo in campo dalle diverse istituzioni che abbiamo invitato. Pensate, appunto, erano circa 250 partecipanti, non certo un'esaustiva rappresentazione dell'area metropolitana milanese, ma sicuramente un parterre di vasta e profonda competenza. Dopo chiaramente i lavori in gruppo si ritornava in plenaria, si raccontava la sintesi, si discuteva, si avanzava e si passava ad una nuova tematica. Le tematiche sono le tre ricordate prima da Fortunato. Ho citato che sono intervenuti le autorità in maniera, forse è meglio precisare, non in maniera puramente formale e di prammatica, quanto effettivamente constatando un impegno reciproco già attivo da parte loro, il museo, l'ho citato appunto in questo senso, ma anche l'assessore del Corno ha dimostrato una profonda comprensione del lavoro, del simbolo, ma anche una adesione importante allo stesso e al significato che esso ci rappresenta e soprattutto al percorso di impegno che ci muove e ci porta avanti. Bene, io direi ancora un'altra cosa, perché grazie. Vorrei poi parlare anche con Laura proprio per questo. Giusto. Direi che questo forum non si chiude sicuramente con questa conferenza pubblica. Oggi ne avremo poi un'altra alle ore 16 alla fiera, fa la cosa giusta, alla fiera della sostenibilità. Ma continueremo, cioè il cantiere ci siamo già dati delle date per incontrarci, già a metà di aprile avremo un incontro sempre qui a Milano, probabilmente negli spazi del MAP, del Museo d'Arte Paolo Pini, che ci ha chiesto di entrare in sinergia con loro perché fanno delle attività dedicate all'arte terapia e gli utenti del MAP hanno anche loro necessità di essere integrati in questi processi di trasformazione. Ma poi oltre a questo ci sarà un altro incontro importante, perché abbiamo considerato l'area di Milano, dobbiamo anche dire questo, come un territorio piuttosto allargato. Oggi si parla di area metropolitana, l'area metropolitana è quella raggiungibile in circa un'ora dal centro di Milano, e allora per quello abbiamo anche qui facilitatori che magari arrivano da Bologna, perché in fondo se vogliamo diventare una rete dobbiamo crearla questa rete. Noi siamo come la città dell'arte a Biella, ma in realtà è fatta da tante persone che vengono da Milano e dalla Lombardia. Ecco, questo sistema delle reti ci interessa attivare, ed è questa la vera ragione per cui in questi anni, dalla nascita delle ambasciate, forse questo sarebbe bello sottolineare, sono state create più di 600 terzi paradisi nei 5 continenti, con circa 1 milione di persone che hanno partecipato alla costruzione. E per dirvi questo, perché siamo arrivati a Milano, ma partendo da Cuba. Cuba, Laura Sala Saredondo, scusate il bisticcio di parole, è la nostra curatrice del progetto di Cuba, e vorrei che tu spiegassi breve quello che è successo a novembre 2015 a Cuba. Grazie Fortunato, grazie Paolo, grazie a tutti di essere qui oggi. E con grande piacere vi racconto velocemente quello che abbiamo iniziato a Cuba, che per me è anche molto importante del cuore perché sono cubana. E a Cuba a novembre 2015 abbiamo iniziato giustamente con questo dispositivo del forum, che non per caso abbiamo nominato Geografia delle Trasformazioni, Geografia della Trasformazione in spagnolo. E perché? Perché questo, che è un grande progetto di Città dell'Arte, Geografia delle Trasformazioni, che nasce nel 2003, è una grande mappatura del cambiamento in tutto il mondo.
e Cuba è stata anche invitata a partecipare a questa grande, mappa. Ma Città dell'Arte, con questa iniziativa di Città dell'Arte, abbiamo andato a Cuba per invitare la trasformazione, diciamo, in maniera endogena. Noi abbiamo andato lì per, come dice Michelangelo, con la enzima, non l'enzima, no, come dice? Vabbè, enzima. Enzima, per questa trasformazione che il cubani deve fare da soli, ma con questa grande parola, diciamo, della attivazione, che è quello che facciamo noi anche qui, perché con la trinamica, con questo strumento, vogliamo anche andare avanti con tutti questi progetti. E Cuba è stato, infatti continuiamo, perché adesso il cantiere a Cuba continua. In questo momento tutte queste persone, che era molto interessante perché la realtà è diversa, è una realtà completamente diversa, come tutti penso sappiamo, in questo momento Cuba sta vivendo un momento di grande cambiamento politico, dunque anche quello noi vogliamo accompagnare in questo punto la realtà cubana. Dunque era solo per anche condividere con voi che in questo momento si sta facendo delle cose anche a La Habana, e a novembre prossimo si farà giustamente questo secondo incontro, dove si verrà anche come questo cantiere è stato messo in relazione soprattutto con La Habana, ma anche vogliamo essere più lungo fuori del territorio. Grazie. Grazie Laura. Laura non solo è la ambasciatrice o coordinatrice dell'ambasciata di Cuba, ma è la coordinatrice di tutti i 120 ambasciatori Rebirth nel mondo. Fortunato, siamo qui davanti e dietro a questi cartelloni che ci raccontano di due fondamentali pilastri che hanno retto il nostro lavoro. La Carta di Milano, l'abbiamo accennato, ce ne parlerà tra poco un rappresentante, il referente del ricerca e sviluppo della Fondazione Feltrinelli, che l'ha curata e ha contribuito a curarla. E abbiamo qui con noi la rappresentante delle Nazioni Unite e dell'ufficio della Commissione Economica Europea. L'altro ieri abbiamo aperto il forum con un messaggio da parte del direttore generale delle Nazioni Unite di Ginevra, Michael Müller, che non ha potuto essere presente. Era già stato a Milano in Piazza Duomo quando appunto la mela reintegrata fu presentata in occasione di Expo. Ed è stato con noi in spirito chiaramente anche a Cuba, perché la mela reintegrata e il terzo paradiso sono simboli che sono stati anche assunti a livello importante, globale, dalle Nazioni Unite. E questo è suggellato dalla presenza di una scultura, un'installazione nel giardino prospiciente il Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Pensate, 193 pietre grandi, più grandi di questi cartelloni, che compongono la forma del Terzo Paradiso e rappresentano un segnale di rinascita anche per l'istituzione più importante del mondo, se posso essere un po' enfatico, cioè le Nazioni Unite. Ecco, questo è un segnale importantissimo, ma concretamente è importante la presenza, la partecipazione profonda che in questi anni abbiamo condiviso con gli uffici e le persone degli uffici delle Nazioni Unite. Quindi siamo veramente felici di avere qui con noi Maria Teresa Pisani, che è stata anche proprio un'ambasciatrice ONU verso di noi e un'ambasciatrice del Rebirth verso l'ONU. È un ponte che ci ha permesso grandi risultati, ma soprattutto l'inizio di un percorso che speriamo insieme ci porti veramente ancora più lontano. Maria Teresa, a te la parola. Grazie. Grazie Paolo, grazie a Città dell'Arte e a Michelangelo per questo invito al secondo forum del Rebirth. Come Paolo menzionava, sono oramai più di 2 anni che abbiamo iniziato una collaborazione con Città dell'Arte molto fruttuosa, che ha portato a Ginevra dei progetti molto belli, e speriamo che ovviamente continui
con altri progetti altrettanto interessanti. Sono molto contenta di essere qui oggi, sono molto contenta del tema su cui diciamo il forum Rebirth è centrato, l'agenda 2030 e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che sono stati adottati, come saprete, a settembre all'Assemblea Generale di New York l'anno scorso. Rappresentano una pietra miliare nella storia delle Nazioni Unite, perché l'agenda che il mondo si dà per i prossimi 15 anni e che darà la direzione dello sviluppo per i prossimi 15 anni, ed è un'agenda che non è nata nelle stanze chiuse delle Nazioni Unite per la prima volta, ma che è stata diciamo sviluppata in modo molto partecipato, coinvolgendo ampiamente non solo diciamo i governi, ma la società civile e il settore privato per la prima volta. Quindi un'agenda fatta da tutti per tutti. Adesso la questione diventa come implementare l'agenda, come raggiungere questi obiettivi. E quello di cui vorrei parlare brevemente oggi è un motore di cambiamento molto importante, che è l'economia, è quello di cui mi sto occupando al momento alla Commissione economica delle Nazioni Unite a Ginevra, insieme al programma ambientale delle Nazioni Unite. Allora, partirei dicendo che oggi una delle maggiori sfide per tutti i paesi del mondo è accelerare la crescita, rendere energia, cibo accessibili a tutti, allo stesso tempo però combattendo il cambiamento climatico e il degrado diffuso delle risorse del pianeta. È quello che noi chiamiamo esattamente sviluppo sostenibile. Ma per far funzionare l'economia della crescita in modo che sia anche inclusiva e rispettosa dell'ambiente, c'è bisogno di trasformare radicalmente un motore di cambiamento chiave, che è l'economia. C'è bisogno di evolvere verso un nuovo modello economico che non può essere più, come noi diciamo, business as usual, business come al solito, ma che ha bisogno di nuove abitudini di consumo, modi di produrre, modi di fare innovazione, di investire, in modo che il progresso sia un progresso che crei valore per tutti e che sia dissociato dal degrado ambientale. L'espansione globale e la crescita hanno certamente migliorato milioni di vite. Se noi guardiamo gli ultimi 50 anni, l'attesa media di vita è aumentata dai 50 ai 70 anni in tutto il mondo. Negli ultimi 50 anni la popolazione sotto la soglia della povertà si è ridotta dal 70% a meno del 25%, quindi risultati importanti, ma per arrivare a questo abbiamo sfruttato il pianeta a un ritmo senza precedenti. E in effetti, mentre 50 anni fa, i dati dicono questo, consumavamo i 3/4 delle risorse del pianeta, oggi se consideriamo anche le emissioni CO2 nell'atmosfera consumiamo il 150% delle risorse del pianeta. E questo chiaramente ha anche delle conseguenze sulla salute. Si stima che il cambiamento climatico infatti produrrà 250.000 morti in più all'anno tra il 2030 e il 2050. Quindi transizione verso diciamo un'economia verde inclusiva è un percorso molto importante, è un percorso promettente sulla strada dello sviluppo sostenibile. Abbiamo le conoscenze, abbiamo la tecnologia necessaria, tuttavia i cambiamenti sono complessi e le strategie necessarie possono funzionare, e quello di cui avete parlato è esattamente questo, solamente se coinvolgono tutti i settori e tutti gli attori dell'economia e della società. Nella regione di cui la mia commissione si occupa, che è l'emisfero nord del pianeta, diciamo che i paesi stanno iniziando ad andare nella direzione giusta. L'Italia, per esempio, quest'anno ha adottato un piano di azione per l'economia verde con delle misure che vanno nella direzione giusta, e leggevo sui giornali proprio in questi giorni che sta considerando un provvedimento per ridurre lo spreco di cibo, per facilitare diciamo la distribuzione delle eccedenze alimentari, che va proprio nella direzione di uno dei target degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, che è il 12 su consumo e produzione responsabile. Ma ci vuole molto più coraggio. Ci sono tanti aspetti che vanno migliorati, per citarne alcuni. Dobbiamo imparare a misurare e a valorizzare le nostre risorse naturali in modo tale che entrino nella contabilità della nostra ricchezza, non solo la ricchezza economica ma anche risorse naturali.
come parte della nostra ricchezza. C'è bisogno di un maggiore coordinamento tra gli attori governativi. Di economia verde, di economia inclusiva si parla troppo solo nei ministeri dell'ambiente, troppo poco ancora nei ministeri dell'economia e delle finanze. È molto difficile alle Nazioni Unite averli al tavolo di lavoro, ai tavoli di discussione in cui si parla di come cambiare questo motore, diciamo, di trasformazione. E ci vuole un maggiore di coordinamento tra il pubblico e il privato, un maggior coinvolgimento attivo della società civile. E poi ci sono pressioni dovute alla crisi economica, non dimentichiamo che la crisi economica ha generato enormi perdite di posti di lavoro nel manifatturiero, per esempio, e queste sono pressioni di cui bisogna tener conto. C'è bisogno di migliorare il capitale umano, specializzazioni che possano fare i lavori di cui c'è bisogno in questo nuovo modo di fare economia. Tutte queste sono le sfide che l'Agenda 2030 chiaramente riconosce. Ci sono degli obiettivi molto specifici che parlano esattamente di come trasformare questo modo di fare economia: l'obiettivo 12 su produzione e consumo responsabile, l'obiettivo 10 su crescita sostenibile, 8 scusate, su crescita disponibile, 9 su industria e innovazione. Per aiutare questa trasformazione, e concludo, la Commissione Economica Europea per l'Europa delle Nazioni Unite, insieme al programma ambientale, hanno sviluppato negli ultimi 2 anni una strategia che cerca di creare una narrativa comune con degli obiettivi e delle priorità comuni per l'intera regione, in modo da, diciamo, stabilire una piattaforma nella quale, diciamo, gli attori si possono parlare, possono adottare delle azioni comuni, scambiare esperienze, scambiare buone pratiche, che è fondamentale soprattutto per i paesi che sono più indietro, che hanno bisogno di imparare dagli altri. E insieme alla strategia abbiamo lanciato un'iniziativa che chiama gli attori, i governi, ma anche le imprese e il mondo della cultura, il mondo dell'arte, che sono anch'essi attori fondamentali a mio avviso, a prendere delle azioni concrete. Presenteremo la strategia e l'iniziativa alla Conferenza per l'Europa, che è una conferenza ministeriale che si terrà in Georgia a Batumi. Città dell'Arte, sono molto contenta, sarà uno degli attori che presenterà questi impegni, che verranno poi monitorati regolarmente e che speriamo aiutino i paesi a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. E concludo con una citazione. Come? Città dell'Arte e il Forum, è l'iniziativa del Forum Rebirth, certo. E vorrei concludere con la citazione di Bertrand Piccard, che è un esploratore, uno scienziato, che è anche ambasciatore per il programma ambientale delle Nazioni Unite, che dice che viviamo troppo spesso come con il pilota automatico, limitandoci solo a reagire a quello che ci succede intorno. Invece bisogna imparare a esplorare l'ignoto e lasciarsi alle spalle le abitudini di tutti i giorni. Ecco, la trasformazione verso un modello di economia verde inclusiva vuol dire questo: lasciarsi alle spalle le abitudini di tutti i giorni e imparare a esplorare un po' l'ignoto. Grazie. Sì, allora adesso la notizia l'hai data, grazie, credo che sia veramente significativo e importante questo invito a rappresentare il cammino che anche noi ci siamo impegnati con tanta e tanti protagonisti della ricerca, dell'attività nel milanese a fare sulla sostenibilità in Georgia. È un momento che sarà sicuramente di confronto e di presenza molto importante e ripeto, credo che sia importante oggi anche dire che questo forum accede a questa possibilità. Adesso, prima di dare la parola, volevo chiedere poi a Daniel Tarozzi di fare una sintesi finale con la tua anche capacità anche giornalistica. Però prima sarebbe sì, arrivato finalmente il momento di raccontare qualche cosa di quello che è successo nel forum. Io lascerei parlare direttamente a quelli che sono stati i protagonisti, cioè quelli che abbiamo chiamato facilitatori, sono stati parte attiva del forum e ne abbiamo portati qui. Quanti siete adesso? 6? 6, giusto 7?
ok, che vi cercheranno in sintesi di raccontare quello che è successo intorno ai tavoli. Il clima è stato davvero molto, molto alto, anche molto emotivo. Quando si dice le persone sono cariche, tra virgolette, ancora questa mattina c'è un'eccitazione di aver per aver partecipato a questo forum, che ci rende anche noi un po' ancora più responsabili di quello che lo siamo. Per cui tenteremo adesso di darvi una visione. Inizierei subito con l'alimentazione, perché si è parlato di sostenibilità di alimentazione. Il gruppo dell'alimentazione, se non sbaglio, è Alberto Guggini e Paola Salvi, giusto? Per cui a te il microfono. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua e ci fa piacere esplicitare un po' il nostro metodo di lavoro e quello che abbiamo fatto in questi giorni. Forse, ecco, funziona. Dunque, il lavoro dei tavoli si è svolto in una maniera molto organizzata, nel senso che ci siamo ritrovati in circa 10 tavoli, mi pare, guidati da un facilitatore, a discutere sui 3 argomenti. Poi i risultati sono ritornati in una seduta plenaria e si è cercato di sintetizzarli. Quello che stiamo facendo noi è di sintetizzare ulteriormente questa sintesi, sperando di restituirvi quelli che sono stati gli argomenti principali. Allora, un pochino il modo comune di lavorare è stato quello di individuare lo status attuale dei problemi, le criticità in qualche modo, comunque le condizioni oggettive in cui ci si trova a vivere. E denunciare quindi da un lato una filosofia d'insieme, se così posso dire, e un programma, un progetto, una aspettativa. Allora, nel caso del cibo molte cose sono state dette già dalle persone che hanno parlato prima, perché è stato ovviamente il tema centrale per un anno nel periodo di Expo. Quindi posso concludere, diciamo, quello che è stato l'aspetto di dibattito teorico, dicendo che siamo arrivati ad una enunciazione di diritti, cioè un diritto a un cibo sano, sostenibile dal punto di vista ambientale e sicuro. Sicuro nel senso di disponibile, che sia effettivamente raggiunto da tutta la popolazione mondiale. Nutriente, giusto. Ora, l'altro tema che si collega è quello, già anche in parte enunciato, del grande spreco che del cibo viene fatto, e quindi la possibilità di trovare modi che partano dalla base e che arrivino comunque a tutte le istituzioni che possono in qualche modo regolare questo problema, di limitare questo spreco di cibo, sia per l'ingiustizia che questo provoca sicuramente, ma anche e soprattutto per la ricaduta ambientale che la produzione di cibo comunque ha, sia nella fase appunto produttiva ma anche nella fase del consumo, perché il consumo di cibo comporta non soltanto il raggiungimento di questo cibo, lo spostamento e tutto quello che può essere connesso anche con l'emissione di CO2, ma anche la grandissima quantità di plastica che lo stoccaggio, la distribuzione comporta. Quindi ogni volta che noi mangiamo qualche cosa, in realtà consumiamo del cibo biologico, ma produciamo una quantità veramente ingente sotto forme diverse di idrocarburi trasformati in plastica. Quindi questo tema è un tema a cui siamo stati sempre molto sensibili, e la società è sensibile, su cui ad esempio io insegno all'Accademia di Belle Arti di Brera, nel periodo di Expo avevamo anche iniziato a discutere per sensibilizzare attraverso le forme dell'arte a questo tema, legato ad esempio anche alla vita all'uso del take away, no? Che è diffusissimo. Quindi nel piccolo anche tutte quelle bottigliette d'acqua che gli studenti hanno sempre insieme, insomma si è cercato nel piccolo di riflettere su tutto quello che tutta la plastica che noi continuavamo a produrre, consapevoli del fatto che la plastica si può riciclare, è vero, ma è talmente tanta che non tutta viene riciclata, anzi assolutamente. Allora, questo è il quadro generale.
Questo quadro generale ci porta però ad una necessità di un cambiamento di paradigmi, cioè noi siamo consumatori di cibo e siamo soprattutto consumatori di quantità di cibo, quindi bisogna rivedere quello che è il paradigma che individua il cibo, cioè il cibo che comincia ad essere non un aspetto di cui ci si nutre distrattamente, ma che ci trasforma in cittadini consapevoli del rapporto con quello che è il nostro, la nostra primaria fonte di sostentamento e di vita, perché ci hanno insegnato sicuramente ad essere consumatori, ma non ad essere cittadini responsabili e consapevoli di quello che noi mangiamo e di come lo mangiamo e di tutto quello che appunto sta intorno all'elemento cibo. Questo aspetto di consapevolezza e responsabilità ci conduce a riflettere, ci ha condotti a riflettere più o meno in tutti i tavoli sulla importanza dell'educazione all'interno delle scuole. Innanzitutto perché le scuole sono delle comunità che vengono, come dire, in cui si utilizza la mensa, si utilizza un certo tipo di cibo, un certo tipo di stoccaggio, eccetera. Ma anche perché le scuole sono un punto in cui si raggiungono non solo i ragazzini, i bambini, secondo le varie fasce di età, ma anche i genitori, le famiglie e gli insegnanti. Quindi una nuova consapevolezza del cibo e della sua storia, della sua incidenza ambientale. Quindi il tema, la parola chiave è conoscenza, come sarà anche per tante altre cose. Sì, allora... A questo punto, in questo nuovo paradigma della conoscenza del cibo, recuperare anche il valore del tempo nel cibo, nel consumo del cibo, cioè il tempo dedicato al mangiare insieme, alla convivialità e alla cultura. Cioè il cibo è sapore, è odore, è cultura, quindi l'interconnessione culturale attraverso la varietà, e quindi questo riguarda biodiversità, ma riguarda anche proprio l'elemento sensoriale che col cibo si può attivare immediatamente. Per come si fa ad affrontare questo, questi temi? Naturalmente con una presa di coscienza individuale, perché dall'individuo sempre si parte, e la presa di coscienza individuale che ricada in qualche modo sulle istituzioni, dalle più piccole a quelle più importanti, e che l'ONU in questo caso può raggiungere in maniera più diffusa. Quindi si è posto anche il problema della governance collegato al cibo, cioè e che poi vale per tutto quanto, nel senso che esiste una oggettiva difficoltà nel rapporto con le istituzioni, difficoltà che qualche volta è legata alla mancanza di conoscenza anche dei propri diritti, e quindi il recupero di una, quella che abbiamo definito una politica attiva, una capacità di partecipazione, di divulgazione, e nel caso appunto di questi nostri incontri la consapevolezza dell'importanza dell'arte come motore di trasformazione e di avvicinamento. Io direi che questi sono i principi generali, ne ho dimenticati sicuramente molti, però per non rubare tempo a tutte le persone che devono parlare, visto anche l'ingrato compito di cominciare, quindi non so quanto si può misurare, passo la parola ad Alberto Guccino, che ha lavorato con me a questo tema e che ve lo illustrerà in altri aspetti, poi se c'è qualcosa da dire magari lo verifichiamo dopo. Grazie. Grazie Paola. Alberto Guggino, ambasciatore del Terzo Paradiso per le zone delle colline torinesi e Valle di Susa. Torniamo a trasformazione sociale. Una delle riflessioni che è emersa con forza da questi tavoli, da queste 250 persone che si sono incontrate, dove l'aspetto importante era la varietà di competenze, la preparazione delle persone, ma un aspetto che io voglio sottolineare personale è l'aspetto umano, veramente una ricchezza umana che ha dato un valore aggiunto alle competenze di ciascuno.
e la trasformazione sociale, quindi parte dall'umanità delle persone. Ma ripartiamo dal cibo, questa è stata una delle consapevolezze che sono emerse con molta forza. Ripartire dal cibo in che modo? In questo modo il cibo, in questo momento il cibo è un po' disequilibrato, è squilibrato tra la grande produzione e la piccola produzione. Il contadino trasformato in azienda agricola, e quello che vogliamo, che abbiamo voluto sottolineare, che vorremmo lavorare in questi cantieri, sarà ridare dignità al contadino. Ridare dignità cosa vuol dire? Riconoscere la funzione originale del contadino come custode. Contadino vuol dire custode della terra. Custode della terra e custode della nostra salute. Quindi l'importanza di riequilibrare lo squilibrio attuale tra il grande e il piccolo, facendo conoscere le buone pratiche, la cultura sana della terra, di una coltivazione naturale che non sfrutta le risorse, ma permette la rinascita della microbiologia del suolo, eccetera. In che modo? Allora, da una parte la terra, dall'altra parte, parlando di terzo paradiso, gli opposti, la tecnologia. Allora, come unire la terra e la tecnologia? Facendo la narrazione, permettendo alla tecnologia di narrare le buone pratiche, cioè dando spazio attraverso quello che viene chiamata l'informazione aumentata. Tutti noi abbiamo un cellulare, una smartphone in tasca, ecco, un'applicazione che permette, fotografando l'etichetta di un prodotto, di far partire immagini che narrano come il contadino, le buone pratiche, lavorano la terra, come fanno a conservare, come fanno a essere custodi e a produrre un cibo sano per noi, per la nostra salute, per mantenerci in salute e non sfruttare oltremodo la terra. Quindi uniamo la tecnologia con la terra attraverso uno strumento che si chiama informazione aumentata, che può essere fruibile da tutti praticamente, e per questo abbiamo già dei partner, nel senso che abbiamo già la possibilità, la disponibilità di un'azienda, la Golden Xtreme, che ci costruirà il software necessario per questa operazione, e l'Istituto di Ricerca di Torino, Istituto Superiore Boella, nella persona del vice direttore, che ha dato la sua disponibilità a aiutarci in questo percorso. Quindi il cantiere non soltanto ha portato delle riflessioni, ma partiamo già lavorando per un anno che ci aspetta, intenso, ma ricco di belle persone che si sono trovate a fare qualcosa tutti quanti assieme a servizio delle persone. Bene. Grazie Alberto Guggini, passerei all'altro gruppo. Mi raccomando, anche sintetici, 3 minuti. Stefania Crobbe, l'altro gruppo è quello di Abitare. Stefania Crobbe. Ci passiamo la parola molto brevemente. Stefania Crobbe, Savina Tarsitano, Raffaele Quartrone. Allora, sintetizzo brevemente il secondo argomento, che è quello dell'abitare. Allora, con i tavoli di lavoro si è partiti appunto dalle dicotomie suggerite per avviare la riflessione, che sono centro-periferia, città-campagna, spazio pubblico, spazio privato, costruzione del nuovo, riuso, natura e artificio. Tutti i tavoli di lavoro, come dire, sono convenuti su come principalmente lo spazio sia principalmente uno spazio sociale e come la dicotomia centro-periferia in realtà non sussista, in quanto i luoghi sono principalmente la percezione di chi li abita, di chi li vive. Tutto questo per analizzare però come il sistema della società attuale, fatto di reti, di flussi, di globalizzazione, abbia portato però ad una degenerazione dello spazio, con un eccessivo consumo di suolo, un'eccessiva perdita dello spazio proprio come spazio di incontro, come spazio di relazione. E dunque, come dire, le linee guida, le proposizioni che sono emerse dal gruppo sono proprio la ridefinizione di uno spazio di incontro e di uno spazio sociale e la necessità appunto anche di ripensare il ruolo della pianificazione a partire dalle necessità di chi i luoghi li abita, ma non solo, ascoltando anche le vocazioni e i desideri di chi abita i luoghi. E la necessità dirompente di ibridare campi separati, quindi ripensare il ruolo della pianificazione attraverso nuovi linguaggi sensibili. È emersa la necessità appunto di definire un nuovo vocabolario attraverso la definizione di nuove narrazioni e rappresentazioni per appunto comprendere la città che viviamo oggi. Tutto questo ha un punto comune, una risposta comune, che è quella data dall'arte e dalla cultura. Quindi come l'arte può essere un motore, un dispositivo per
questo è emerso un po' in tutti i tavoli, per attivare processi di cambiamento. E nel caso specifico dell'argomento, del macro tema dell'abitare, della città, si era proprio arrivati alla necessità appunto di utilizzare l'arte responsabilmente per la decolonizzazione degli immaginari, per creare nuove visioni a partire appunto dalle pratiche che si muovono dal basso, dal grande fermento che proprio in quel cerchio periferico trova uno spazio, proprio come ci dice Michelangelo nel manifesto Coltivare la città, trova uno spazio, un fermento di rinascita. Tutto questo per innescare nuovi usi e abitudini dello spazio pubblico per città più sostenibili, più accessibili e soprattutto che abbraccino le fragilità. Allora, una delle linee guida che è emersa all'interno dei tavoli legati al concetto di abitare è stata quella del sociale o del sociologico. Cioè il concetto di abitare è stato analizzato nel duplice livello di individuale e sociale, e sociale nella duplice accezione di locale e globale. Quindi una distinzione tra l'ambiente, l'abitare privato e l'abitare sociale, e quindi come possa essere, come si possa superare il limite, la linea di confine che separa ciò che è a noi familiare all'interno di spazio inteso come casa e ciò che invece è inteso come spazio non privato, quindi spazio pubblico, pur salvaguardando l'identità di ciascun individuo. E in questo caso sono stati fatti gli esempi di coabitazioni, di co-housing, dove alcuni spazi della vita quotidiana sono appunto condivisi dagli appartenenti ad un determinato condominio, ad un determinato palazzo. Il concetto di abitare è stato inteso anche come non abitare soltanto la propria abitazione, la propria casa, rendendola più sicura, utilizzando dei comportamenti più responsabili, utilizzando dei prodotti poco tossici, ma anche abitare spazi culturali, come per esempio i musei, cioè abitare la cultura così come si abita la propria casa, la propria città. E in questo senso, proprio per superare il limite che separa l'individuo da tutto il resto, dalla società, l'arte, la natura, la cultura possono essere degli strumenti che permettono di tirare fuori l'individuo dalla propria casa, inglobarlo in un ambiente più ampio, portarlo ad abitare, diciamo, uno spazio pubblico più ampio, ed in questo modo, permettendo una maggiore conoscenza, una condivisione maggiore, una conoscenza anche dell'altro, permettere di superare attraverso la condivisione di spazi tutta una serie di differenze culturali, sociali e di altro tipo. Io brevemente riporto delle esigenze, degli esempi pratici che sono emersi dai tavoli, ad esempio, ricollegandomi a quello che hanno detto Stefania e Raffaele, un'esigenza che è emersa è quella di trasformare o ritrasformare i condomini degli spazi di condivisione, di conoscenza, di relazioni, di incontri. Un'altra esigenza che è nata è quella di una mappatura degli edifici vuoti o degli edifici abbandonati, da recuperarli da associazioni, da individui, da tutti coloro che hanno voglia di ricreare degli spazi per la collettività, attraverso però una nuova rappresentanza sociale e anche un dialogo costruttivo e con più flessibilità. È stato anche ripensato di ridisegnare o ripensare la memoria collettiva dei luoghi, trasformando il brutto in il bello, il negativo in positivo, ad esempio in quei quartieri che sono identificati o ricordati come brutti o come negativi. E questo, in questo il linguaggio che può essere utilizzato anche in questo caso è l'arte. E un altro è quello di ricreare o creare o rigenerare delle aree verdi per coltivare la città e anche per creare dei corridori ecologici che possano unire le aree verdi ma anche quelle aree sconosciute. Grazie.
Grazie a te. Allora, grazie per questi interventi sintetici. L'ultimo gruppo di lavoro è quello della governance. La governance è stata intesa in senso generale, ovviamente, a partecipazione dei cittadini, il rapporto tra i cittadini e le istituzioni, ma anche in relazione alla governance che questo forum dovrà produrre per coordinare il cantiere. Quindi credo la parola a Emanuela Gandini, che insieme a Sonia Barale ci racconteranno quello che è successo. Sonia Barale. Si sente? Ok. Bene, buongiorno a tutti, sono Sonia Barale, ambasciatrice Terzo Paradiso Cuneo. Allora, noi ci siamo nell'ultimo giorno confrontati su tirare un po' le fila di quello che è emerso in questo intenso forum. Si è trattato di vedere un po' sulla base anche di quello che sta succedendo a Cuba a seguito del primo forum internazionale, di tirare un po' le fila su quelli che saranno gli obiettivi e anche gli impegni che ci prendiamo a livello di cantiere. Un cantiere che nasce appunto da un intenso e significativo incontro, generatore anche di forze, di energie molto molto forti e molto attive, come si è già detto. Si è tentato di puntualizzare alcuni punti di riferimento, ma al tempo stesso ci si è aperti su delle iniziative, come ad esempio quella dei condominio condiviso, oppure quelle legate alle scuole che faranno dei percorsi legati all'UNICEF. Insomma, si è tentato di proporre delle iniziative molto molto attive e attuabili in questi 365 giorni che ci separano dal futuro forum. Si è posto in questi giorni come elemento fondamentale anche la ricerca di una interpellazione di sensibilizzazioni e anche una moltiplicazione di queste. Si è puntato molto sull'importanza del fare rete e questo sarà fondamentale in questi giorni che appunto ci separano dal futuro secondo forum. Reti che sono così frutto di scambio di informazioni anche attraverso dei linguaggi nuovi, forti e capaci di riprese di narrazioni, di esperienze già fatte o esperienze che si possono condividere. Lo stesso cantiere, grazie a queste reti, lavorerà in una progettazione condivisa, in una ricercazione condivisa e si coordinerà, come sono emerse appunto nei tavoli di lavoro dell'ultimo incontro. Si è proprio cercato anche di distinguere l'importanza di queste reti a livello soft, inteso proprio come un'informazione allargata, fondamentale per coinvolgimento attivo del pubblico, e delle reti invece di livello più strong, più forte, anche proprio con un'integrazione con la governance, quindi la pubblica amministrazione, il sistema educativo, le aziende, che sono anche un partner, un elemento fondamentale a livello di cambiamento. I soggetti appunto si connetteranno in questi 365 giorni per delle realizzazioni e delle attuazioni che adesso Manuela vi dettaglierà e appunto cercheranno di essere capaci di lanciare e di supportare delle rinascite significative nei vari Sitzenleben, nei vari contesti proprio di vita dei milanesi, ma anche poi con delle aperture, come abbiamo detto, ad altri contesti e realizzare quindi delle dinamiche, delle trasformazioni responsabili della società a tutto tondo, quindi proprio nell'ottica del nostro Rebirth Terzo Paradiso. Grazie. Grazie. Sono Manuela Gandini, ambasciatrice del Terzo Paradiso con sede a Milano. Sono state dette molte, moltissime parole in questo cantiere, ma soprattutto abbiamo cominciato a mettere a frutto
qualche progetto. Innanzitutto il fatto che ci sia stato un cantiere, dei tavoli con figure eterogenee, persone che già lavorano nell'ambito delle associazioni, della cultura e che hanno portato il proprio bagaglio a servizio di un'idea di continuità e della costruzione di una geografia della trasformazione, geografia che comincia dentro la nostra mente, prima ancora che fuori. Quindi tra le azioni concrete che ci siamo posti, allora alcune sono intenzioni, altri dei progetti che hanno già una caratterizzazione, altre ancora dei propositi e delle promesse. Allora la prima azione fondamentale è quella dell'armonizzazione e della conoscenza. La parola conoscenza è già uscita prima, è la parola centrale, il perno attorno al quale ruota poi tutta l'attività. Conoscenza, perché conoscenza significa superare, eliminare e superare i conflitti, conoscenza significa dialogo, conoscenza significa mettere insieme le polarità, io sono buono, tu sei cattivo, le multinazionali contro le persone che lavorano in campo ecologico, eccetera, eccetera. Ecco, uno degli obiettivi principali è proprio questo, cercare di dialogare, e il dialogo può attuarsi soltanto attraverso una volontà di conoscenza e consapevolezza. Quindi tra le azioni, le geografie, geografia mentale, un nostro cambiamento innanzitutto, il fatto di metterci in rete, di conoscerci come persone, come associazioni, questo è stato veramente un momento estremamente fertile, come se da questi tavoli fossero nati dei fiori. E dico, non voglio enfatizzare la cosa, però è proprio così che io personalmente ho vissuto questo ambito, questo laboratorio di nuova umanità, come direbbe Michelangelo Pistoletto, che è il grande direttore d'orchestra di questa città dell'arte, di questo forum e di tutti i cantieri che nascono qui, ma che hanno l'ambizione di propagarsi ovunque. E l'arte è l'elemento centrale, l'arte è l'attivatrice di relazioni, di nuove relazioni, di relazioni tra umani che possano guarire questa malattia che ci pervade un po' tutti. Allora, piccole azioni da mettere immediatamente in pratica. Se è già stato detto, è già stato detto che occorre una mappatura dei luoghi disabitati, 36% di tutti gli edifici urbani metropolitani, quindi il non consumo del cibo e quindi delle nuove vie attraverso le quali mettere in pratica, come dire, il riutilizzo, il riuso, sia quindi degli edifici, del cibo, di tutto, una coscienza ecologica. Per quanto riguarda le relazioni tra le persone, in un condominio spesso non ci si conosce, oppure si è gli uni contro gli altri, oppure sono conoscenze così molto distaccate e lontane. Allora, una prima azione è quella di fare una performance, istituire questa performance in un giorno di giugno, per la quale noi sollecitiamo i cittadini milanesi o italiani, ancora dovremmo decidere su quale dimensione agire, sollecitiamo tutti un certo giorno, una certa ora, prendere una sedia e portarla giù in cortile, in giardino o sulla strada, lanciando questa iniziativa in rete per poter condividere del tempo ciascuno, per potersi conoscere, magari per poter condividere anche del cibo, come facevano i nostri vecchi con la sedia sulla strada che serviva a creare relazioni. Quindi una piccola cosa per creare relazioni. Un altro progetto molto molto importante che è emerso è quello alla stazione centrale, dove nel mezzanino, dove c'è il centro di prima accoglienza, dove i siriani arrivano e transitano e sono in attesa, cercare di creare, di trasformare questo luogo di attesa in luogo di vita, con colori, narrazioni, creare un ambiente accogliente, un ambiente diverso, un ambiente dove anche si possa condividere del cibo, dove i cinque sensi vengano attivati, quindi mettere della qualità in quell'attesa di disperazione che attualmente è solo quel luogo di passaggio
e di sosta drammatica, dove viene giusto dato il minimo necessario. Invece con l'arte si può dare qualcosa di più. Un'ultima azione che è stata messa in cantiere è quella di riprendere l'idea di Claudio Abbado del 2009, il quale aveva detto che sarebbe andato ritornato alla Scala solo se il comune di Milano avesse piantato 900.000 alberi, 90.000 alberi, scusate, beh, insomma io un po' esagero per difetto. Li ho aumentati. Bene, visto che Milano sta diventando una città senza ombra, ne hanno tagliati tantissimi con i cantieri della metropolitana, e visto che in qualche modo siamo qui per riparare a qualche cosa che è successo, la mela reintegrata, ricordatevi che viene inaugurata lunedì davanti alla stazione centrale, è una mela che ha avuto lo strappo ma è stata ricucita. Ebbene, come possiamo noi ricucire questi strappi? Questi strappi che ci condizionano la vita, l'immaginario, le relazioni e tutto quanto. Lo possiamo fare attraverso la messa in rete di tutte le associazioni che decidono di lavorare su questo progetto, su questa proposta di piantumazione di alberi anche da frutta, magari a Milano, per ricreare degli ambienti completamente diversi. E questo può avere degli stadi successivi differenti. Il primo di documentazione, relazione con gli urbanisti, con gli architetti, e sollecitazione, sensibilizzazione nelle scuole, negli uffici, nelle fabbriche. Ciascuno potrebbe disegnare un albero e metterlo sulla strada. Come vorrei io la città? La vorrei così. Perché in agosto, non so quante persone di Milano ci siano qui, ma anche in giugno e in luglio, a Milano si muore dal caldo letteralmente, e questo verde non c'è. Quindi che Milano torni ad avere la sua ombra attraverso la piantumazione di tantissimi alberi, aree verdi che servono anche a costituire relazioni. La notizia di ieri: in Bhutan sono stati stanno piantando in Bhutan 108.000 alberi per la nascita del principino. Il Bhutan è un paese dove la felicità ha un valore nettamente superiore al PIL. Grazie. Grazie. Allora, effettivamente noi abbiamo ricordato che nel lessico del forum abbiamo le linee guida, abbiamo le azioni e la trasformazione è il segno della creazione. Azione e trasformazione, Manuela, sono anche parole chiave dell'iniziativa che sta per avviarsi domani. Vuoi dire una parola anche su questo? Poi procediamo celermente. Sì, domani alle 14.30 i frigoriferi milanesi, nell'ambito della fiera dell'editoria indipendente, bellissima. Il tema di questa fiera è l'indipendenza. Abbiamo organizzato una tavola rotonda con Michelangelo Pistoletto, con il collettivo Art Way of Thinking e con il collettivo A Titolo, tutti artisti che lavorano nel pubblico e nel sociale attivamente da parecchi anni. Quindi siete tutti invitati. Alberto, tieni tu il microfono, sì. Che annunciamo, sì. un altro riverbero. Sì, approfitto anche per oggi a fare la cosa giusta, terrò una conferenza sulla Rebirth House, cioè sulla casa passiva. Vi invito tutti, è un incontro che si fa nelle terre nelle valorizzazioni dei territori, è fatto con Etinomia, l'Associazione dei Imprenditori Etici della Val di Susa, e parliamo di come si può vivere in un modo diverso la propria casa, come si possono ricostruire, ristrutturare le case esistenti. Rebirth House, appunto, il progetto. Vivere senza petrolio rispettando l'ambiente. Ok, grazie. Allora, c'erano altri quattro facilitatori con noi: Cecilia Guida, Roberto Vietti, Mirko Alagna e Valeria Cantoni. Li ringraziamo perché anche il loro lavoro è stato prezioso ed essenziale. Allora, Daniel, a te la parola per una tua visione di questi lavori in maniera più sintetica e prospettica. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, prima di tutto io volevo ringraziare, oltre all'organizzatore, a tutti i presenti, tutte le persone che avete visto scorrere qui dietro, che sono questo forum di cui stiamo parlando, no? Io mentre ascoltavo guardavo queste facce, questi volti,
diverse estrazioni culturali, diverse età, diversi mondi di provenienza, tutti uniti in questi 3 giorni. E penso che più di tante parole sia rappresentato qui quello che è successo. Persone che hanno scelto di prendere le loro giornate, persone impegnatissime che hanno preso treni, aerei, hanno sottratto tempo al proprio lavoro, alle proprie associazioni, alle proprie aziende per discutere tutti insieme di come cambiare il mondo, Milano, la propria vita, non lo so. Quindi, insomma, il forum è questo qua. E io sono un giornalista, mi occupo di un progetto che si chiama Italia che cambia, che intende raccontare, mappare, mettere in rete quel pezzo di paese che non viene quasi mai rappresentato dai media, no? E, spesso quando si parla di cambiamento, di trasformazione, si immagina sempre qualcosa di futuro, di futuribile, da sognare, da inventare, e ci si dimentica di quello che già oggi esiste, che è tanto e tantissimo, e se lo valorizziamo e lo facciamo emergere può creare dei modelli che si ripetono, che si copiano, no? C'è un bellissimo slogan di una realtà che raccontiamo che è vietato non copiare, dicono, cioè, copiamo da chi sta facendo le cose. Come giornalista, quando tu studi all'università ti dicono: un giornalista racconta notizie, le notizie sono cose che le persone non sanno, fatti che le persone non sanno, utili per la loro vita. E se c'è una cosa che oggi le persone sanno è che tutto va male, no? Quindi non è una notizia, cioè, paradossalmente. Dire c'è la crisi, dice, ma veramente c'è la crisi? Ma chi l'avrebbe mai detto? In Italia c'è la corruzione? No. C'è gente sconvolta quando sente che c'è la corruzione. No. Oggi la notizia è che c'è un pezzo di paese che è questo qua, che è quello che funziona, questa è la notizia è che ci sono 6, 7, 8 milioni di persone che già oggi stanno vivendo secondo valori diversi da quelli tradizionali, che stanno costruendo un altro modello economico e di vita, che ci sono questa trasversalità del cambiamento che è già in atto. Quando Città dell'Arte mi ha chiamato a dare una mano in questo progetto è stata la cosa più naturale che potesse accadere per me, perché il nostro obiettivo è raccontare e valorizzare quello che avviene dal basso e farlo incontrare con le istituzioni. Loro forse hanno fatto un processo inverso, sono partite dalle istituzioni per arrivare a chi si muove dal basso, e questo è il questo è il cambiamento oggi, è andare oltre le divisioni, la contrapposizione, cercare ciò che unisce, diversi approcci, no? Diverse modalità, andare al di là del buono e del cattivo, di vedere che cosa c'è che ci unisce. Io ho girato l'Italia da 3 anni, avanti e indietro, ed è veramente pieno di un altro modello che già sta esistendo. Quindi abbiamo portato con Italia che cambia in questo forum, da Slow Food al Movimento della Decrescita Felice, da ActionAid a tantissime realtà, orti urbani e così via, che si sono trovati seduti insieme a rappresentanti appunto dell'arte, delle istituzioni, di professori universitari, no? Ed erano tutti lì a discutere insieme. Non a caso i temi che sono stati scelti, di cui sono stati anche appena rappresentati, sono stati l'abitare, il cibo, che poi sono alla base della vita quotidiana, no? Anche quando si pensa al cambiamento uno si immagina sempre qualcuno che arrivi dall'alto a cambiarci la vita, no? Il nuovo politico, il nuovo leader che finalmente ci cambierà eroicamente il mondo, quando invece la nostra vita è poi di atti quotidiani: il cibo, la casa, il lavoro, l'economia. Prima nell'intervento ci veniva riportata la visione dell'ONU che dice: partiamo dall'economia per cambiare le cose, andiamo oltre queste settorizzazioni. Io mi occupo di ambiente, io mi occupo di salute, come se fossero cose separate, no? Cioè, come se per esempio l'inquinamento non riguardasse la salute, non riguardasse l'ambiente, non riguardasse l'economia, i posti di lavoro, le finte contrapposizioni, la salute da una parte e il lavoro dall'altra, no? Allora ti dicono: se chiude la fabbrica inquina però dà lavoro, e non ti dicono mai quanti posti di lavoro si perdono a causa dell'inquinamento di quella stessa fabbrica, perché è vietata l'agricoltura, è vietata la pesca, è vietato l'allevamento. Sono finte contrapposizioni. Oggi in Italia, ma io parlo d'Italia solo perché ci vivo, ma credo che siano processi in atto in tutto l'Occidente, sta funzionando il modello economico che mette al centro la sostenibilità umana e ambientale, e funziona, cioè ragazzi, questa è la notizia, è che chi oggi mette al centro la sostenibilità assume. Io ho incontrato decine e decine di aziende, alcune sono state presenti qui al forum, che stanno assumendo mettendo al centro la sostenibilità ambientale e umana. Quindi c'è un altro paradigma che è già in atto, e questo forum e questo cantiere si pone un obiettivo ambiziosissimo, difficilissimo, cioè solo dei folli come loro potevano seguire il padre dei folli, che è Michelangelo Pistoletto, nel decidere di cambiare Milano. Trasformiamo, ma insomma, un dettaglio, no? Cambiamo Milano, cambiamo l'area urbana di Milano, sostanzialmente la Lombardia e un po' l'Emilia, poi tutto il mondo. Che ci vuole in un anno? Attiviamo questo cantiere. Belle parole, ma c'è una visione concreta dietro, no? Io prima di incontrare loro potevo pensare, sai, gli artisti, me li immaginavo un po' belle persone che riflettono sul mondo mentre affogano poi nel disastro. E invece dal primo incontro mi è stato detto: l'arte, quando non è servizio del cambiamento, non è arte, no? Guarda un po',
allora forse dovevo leggere di più nei libri di storia dell'arte. No, questa è una visione in cui mi ritrovo totalmente, cioè questo intreccio, questa trasversalità, l'arte che si pone il problema del cambiamento, le istituzioni e i movimenti, anche che hanno posizioni diverse, è una ricchezza questa diversità, no? In natura la biodiversità produce ricchezza, le monoculture uccidono. La biodiversità è trovare nelle stesse stanze pensieri diversi, approcci diversi, in alcuni casi anche contrapposizioni, che possono diventare ricchezza se si cerca di vedere in che modo ibridarle. Quindi questo è successo in questi 3 giorni, è stato un bellissimo incontro, come vedete queste persone hanno partecipato con passione e ora la sfida è trasformare questo in un percorso di 1 anno che poi crea un modello che si replichi in realtà in tutta Italia, come è già successo a Cuba e poi chissà in quante altre parti del mondo, no? Mettersi insieme, che è faticosissimo, mettersi insieme è faticoso, cambiare è faticoso, ma quanto è faticoso non cambiare? Questa è la domanda che spesso non ci facciamo, anche quando si parla. Io ho paura di cambiare vita perché quanti rischi ci saranno, ma forse il rischio di continuare a fare una vita che ci fa schifo pure, no? Potrebbe essere. E così la fatica di fare le cose insieme è dura perché devi parlare con quello che ha quel carattere particolare, devi trovare la sintesi con quello che proprio non sopporti, eccetera. Però anche stare a casa da solo, triste, chiuso, pensando che sei l'unico, è forse il principale motivo per cui questi forum, questi incontri, questi processi hanno importanza. Non sono neanche tanto i fatti che poi emergono in questi tavoli, fondamentali, ma il vero motivo per cui secondo me questi incontri hanno senso è il non sentirsi più soli. Io girando il paese sono andato a incontrare centinaia di realtà e tutti quelli che incontravo mi dicevano io sono solo, sono strano, no? Perché tu pensi che tutto il mondo sia come quello che vedi in TV, cioè omologato, mediocre, squallido e decadente. E in realtà no, sono quelli strani, sono quelli là. Quando vai al forno dici, ma guarda quanta gente che non è cretina, no? Dice, pensa, è viva, cioè, è consapevole di esistere, non ritiene proprio banale distruggere il pianeta, cioè, interessante. No? E allora quando torni a casa hai più voglia di fare le cose, non pensi più, non so, siamo italiani, non si può fare niente, no? Siamo italiani, che vuole fare, signora mia? No. Dici, guarda quante gente, e questo crea dei modelli fondamentali. Non si è parlato in questi giorni per mancanza di tempo della scuola, ma è fondamentale perché i ragazzi, i minorenni, crescono senza sogni. Tu non sogni più a 15 anni, no? I famosi poi arrivano, i giovani moderni sono i NEET, quelli che non cercano lavoro. Ma come, perché devo cercare lavoro se da quando sono nato mi dicono non si può fare niente in Italia, c'è solo tutto schifo? E tu dici, ma guarda un po', questi sono svogliati. Allora raccontiamo a questi ragazzi, rappresentiamo questi mondi, facciamogli vedere, raccontiamo gli esempi concreti, no? Di quante cose si possono fare, e allora forse questi ragazzi si attiveranno. Quindi questi fermenti, questi processi, queste modalità sono fondamentali, sono l'unica possibilità per avere un futuro, quantomeno per la specie umana, perché il pianeta, sappiamo, anche con le guerre, facciamo una guerra nucleare, 5-6 milioni di anni la vita ritorna, che gli frega, i batteri non muoiono. Ma noi sì, noi tutte le specie, la bellezza che oggi ci circonda che stiamo distruggendo, si cresce in delle periferie squallide, devastanti, e poi dice, ma questi non sognano, no? Quindi l'arte, la bellezza, il cambiamento. Io sono contentissimo, credo che adesso la grande sfida sarà appunto trasformare questo incontro in un processo permanente. Chi di voi ha partecipato ci deve dare una mano, perché sennò rimarranno belle dichiarazioni, belle parole. Se insieme sceglieremo di fare questo passo, tra 1 anno probabilmente ci troveremo qui a raccontare decine e decine di progetti, e nel frattempo saremo partiti in 1000 altre città. E mentre quelli là continueranno a negarlo, il monte continuerà a cambiare, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Questa foresta cresce in Sardegna, oltre che in Bhutan, no? Perché spesso non sappiamo quello che succede nel nostro stesso paese, ma non è colpa nostra, non ce lo dicono. In Sardegna una signora si è messa in testa di piantare 1 milione di alberi, non, c'era davvero lo 0 in più, e ce la sta facendo. L'ha chiamato l'uomo che pianta gli alberi, dice la donna. Comunque si è messa lì un'associazione, si sono dati l'obiettivo in 5 anni 1 milione di alberi, ora non ho l'ultimo dato, ma sono sicuramente a diverse centinaia di migliaia. Già, in Sardegna, perché è una delle regioni che sta guidando la trasformazione in Italia, c'è tanto di quel fermento. Quindi, insomma, grazie e in bocca al lupo per questo nuovo mondo. Grazie. Bene. Come forse avete potuto capire, Daniel è anche un istrione con uno spettacolo di teatro che porta in giro per l'Italia e in cui racconta e milita per tutto questo. Quindi è anche lui un esempio di esatto, è anche lui un esempio di come
una dimensione artistica e razionale ed impegno si possano sposare e coniugare in maniera estremamente efficace. Il libro che ha fatto e in cui racconta tutto questo è secondo me una pietra miliare per l'attivismo ventunesimo secolo che molti di noi rappresentano, che non è quell'antagonismo che abbiamo in parte conosciuto, ma è appunto rappresentabile dal segno che unisce gli opposti in un equilibrio inedito che Michelangelo e Città dell'Arte hanno assunto come mission nostra, comune, da diffondere e condividere. Bene, passiamo, Fortunato, alla seconda sessione. Ringraziamo tutti i nostri ospiti e partecipanti. Facciamo un cambio di stage e chiamiamo. Sì. Invitiamo il microfono, grazie per Fortunato. Prova. Sì, invitiamo a salire sul palco gli altri ospiti. Sì, sì, pure, sì. Allora, Piero Bassetti. Solo un secondo, scusa, preso dalla passione mi sono dimenticato il dato più importante. Su italiachecambia.org abbiamo creato questa mappa, mappa.italiachecambia.org, dove mapperemo tutte le realtà che si sono ritrovate nel forum. Invitiamo tutti voi a segnalare eventuali realtà per rendere visibile questa moltitudine inarrestabile. Grazie, grazie, molto grazie importante. Ancora. Allora, invitiamo sul palco a salire Laura Ferraris, Marina Calloni, Francesco Grandi, Piero Bassetti, Luciano Galimberti, Luisa Collina e Francesca Romana Rinaldi e anche Mauro Rossetti, insieme ovviamente al maestro Michelangelo Pistoletto. Lasciamo Michelangelo lì, sì. Lo metto qua. Ecco. Michelangelo, entra di lì. Ci siete tutti? Ok, ecco, diciamo che questa è una parte più istituzionale di questo incontro e io direi comunque di iniziare subito senza tanti complimenti perché in fondo abbiamo già utilizzato un'ora e mezza del nostro tempo per cui ce ne rimane molto di meno. Inizierei con Laura Ferraris perché lei è stata presente ed è stata presente al forum ed è stata ai tavoli con tutti, ha fatto anche la facilitatrice che credo in alcuno dei tavoli. Laura Ferraris è assessora alla cultura del comune di Parma. Con Parma stiamo condividendo un progetto piuttosto interessante e io ti chiedo proprio di raccontare intanto come stai lavorando a Parma e che cosa stiamo facendo anche insieme, oltre a pensare di che cosa possiamo ancora fare insieme. Grazie, grazie Fortunato, buongiorno a tutti. Sì, stiamo facendo insieme e questo credo sia il punto di partenza anche di alcune riflessioni. Vorrei partire innanzitutto sicuramente ringraziando per questa opportunità Fortunato, Paolo, tutta la squadra, il maestro Pistoletto in primis, per quelli che riflettendoci ieri sera alla fine di giornate veramente intense ho pensato di considerare dei giorni preziosi e mi sono soffermata proprio perché durante tutta la giornata era emerso questo senso anche a volte negativo e sconsolato di consumo, di profitto, a quanto a volte gli stessi termini possono aiutarci a cambiare paradigma e approccio. Spesso siamo abituati a definire le nostre scelte sulla base del poterci permettere qualcosa di più o meno caro. Prezioso contiene un altro significato dal mio punto di vista, cioè un valore che travalica anche quello che può essere in qualche modo misurato secondo criteri che vengono dati da altri. E questi giorni lo sono stati, soprattutto nel riuscire ad attivare quel confronto e quel dialogo dove soggetti provenienti da esperienze e che in questo momento stanno vivendo anche momenti diversi e diversificati hanno potuto in qualche modo arrivare a un dialogo e a un confronto. Questo dal mio punto di vista è stato fondamentale e rappresenta anche un po' il percorso che stiamo vivendo a Parma, perché spesso la distanza tra le istituzioni e le persone
non è sentita soltanto dalla parte dei cittadini, delle associazioni, di quelle realtà che a vario titolo si impegnano per migliorare e per rendere accessibile e realizzabile un futuro al quale tutti aspiriamo. Ma anche le stesse istituzioni si sentono sole certe volte, perché quello che Daniel diceva prima, cioè questa sensazione di perenne scoraggiamento, diventa o rischia di diventare davvero un freno anche alla possibilità di realizzare, che invece oggi c'è ed è sentita anche da parte delle istituzioni, indipendentemente dal colore o dalla provenienza diciamo politica. Questo è rappresentato anche in tentativi come l'Associazione Comuni Virtuosi, che raggruppa, secondo dei criteri di cui ovviamente la sostenibilità è quello più evidente, realtà, enti locali che stanno cercando di perseguire delle politiche che vadano in questo senso. Noi nella nostra esperienza ci siamo ritrovati, per esempio, nell'ambito della sostenibilità a dover affrontare una scriteriata scelta in materia di gestione dei rifiuti che non abbiamo potuto bloccare al 100%, perché la realizzazione di un inceneritore all'interno del territorio parmense, l'ottavo in regione, era già definita e con tutti i tentativi legalmente, sottolineo legalmente, non era possibile fare diversamente. Ma con un'azione, un'operazione anche e soprattutto culturale, con scelte decise, siamo oggi una città che è passata dal 40% al 70% di raccolta differenziata. Abbiamo un 100% di raccolta porta a porta, non abbiamo più cassonetti in città, e tutto questo è stato seguito da una popolazione in grandissima parte. Ovviamente c'è una volontà di resistenza che sottolinea quelle che sono delle criticità e delle necessità ancora da superare, però tutto questo è un'azione possibile che solo attraverso le istituzioni e la collaborazione tra cittadini e istituzioni può essere realizzato. Si è parlato molto di educazione, l'educazione nelle scuole è fondamentale, è emerso anche ai tavoli come l'aver tolto un'educazione civica ha privato i cittadini della possibilità di conoscere il funzionamento delle stesse istituzioni, e quindi spesso, anche nel mio ruolo sicuramente piccolo, mi trovo ad avere persone che mi richiedono come cortesie, come favori, cose che gli spettano, diritti che hanno, non sono a conoscenza dei sistemi per accedere. E tutto questo quindi evidenzia un dialogo interrotto, reso più difficile. Le scuole, il sistema educativo, anche nell'ambito dell'alimentazione, sono tanti i progetti che attivano le realtà locali, perché poi sono quelle che possono fare concretamente le scelte. Vi faccio alcuni esempi. Noi abbiamo un progetto che si chiama Crescere in Armonia, ha attivato menù interculturali, dove i bambini non solo assaggiano il cibo delle altre culture, ma anche imparano a conoscere come viene prodotto e quindi in qualche modo a capirne la sostenibilità. Abbiamo eliminato la plastica dalle scuole in termini di acqua erogata soltanto in caraffe di acqua del rubinetto, che forse nessuno di noi utilizza, ma è una delle più controllate da un punto di vista anche di sicurezza alimentare. Installare degli erogatori di distribuzione di acqua pubblica. Solo a gennaio a Parma 5 erogatori hanno erogato 40.000 litri di acqua a cittadini che hanno scelto di andare a procurare così l'acqua che è naturale o frizzante, con un costo per il cittadino di 3-4 centesimi o 5 nel caso di acqua frizzante. Questi sono solo alcuni esempi per dire: è fondamentale, oggi ne sono ancora più convinta, che questa fiducia tra istituzioni e cittadine, mai in delega totale, cioè sempre verificata, sempre messa alla prova, trovi modo di essere ripristinata, perché altrimenti anche la possibilità di cambiamento nasce mutilata. Noi a Parma stiamo cercando di farlo, qui al forum era presente Manifattura Urbana,
così come l'associazione Parma 360, con la quale ormai a brevissimo inizieremo a realizzare il terzo paradiso in pieno centro cittadino, con un progetto che ha coinvolto 200 realtà, sta coinvolgendo 200 realtà, ognuna avrà la responsabilità, altro termine fondamentale, nel prendersi cura di un modulo che, riflettendo proprio sulla sostenibilità, sugli orti urbani, insomma, e sulla necessità di socializzare, quindi ovviamente sarà uno spazio da vivere insieme, possa iniziare ad avviare questo processo di cambiamento. Quindi l'altro, un aspetto ulteriore fondamentale anche di questi giorni è stato proprio alzare il livello delle aspettative. Si è parlato di nuovo di ambizioni, si è parlato di nuovo di passioni, di sentimenti, di tutto quello che in qualche modo oggi ci lasciamo convincere che ci sia negato. Invece il diritto alla felicità può sembrare aleatorio, ma solo se ci lasciamo convincere che lo sia, e non è in nessun modo forzatamente distaccato dal principio della sostenibilità stessa. Quindi il cantiere io credo che sia più che mai aperto, penso che abbia di fronte ancora molteplici sfide, non poche, però credo che in questi giorni si sia veramente delineato un percorso scusandomi anticipatamente, però nella dicotomia che mi piace interpretare del sogno o della realtà, riesca a raggiungere l'obiettivo del realizzabile. Grazie. Bravissimo, grazie. Beh, io penso che sia veramente significativo che un assessore alla cultura ci parli dei dati del progresso della raccolta differenziata, degli erogatori di acqua pubblica. Questo è un segnale fortissimo, e quindi lo voglio rimarcare. La ringrazio per aver fatto questo. Ha citato anche il fatto perché è qui, da una parte l'area metropolitana è ben altro e oltre che i confini municipali del milanese, dall'altra effettivamente il lavoro del Terzo Paradiso, del Rebirth, ha questi luoghi di sviluppo e dei cantieri importanti che si parlano, si connettono, formano rete, anche al di là di magari di geografie più... Si sente? Si sente, sì. Si sente, di geografie più tradizionali amministrative. Ecco, allora, vi siete accorti probabilmente che abbiamo iniziato con il racconto da parte dei partecipanti, quindi del forum, stiamo estendendo sempre più, Laura Ferraris ha partecipato, adesso diamo la parola anche ad altri che hanno partecipato più o meno direttamente e lungamente, ma intanto estendiamo e abbiamo invitato sul palco, lei presenterà adeguatamente Fortunato, delle istituzioni che sono state fin dall'inizio in realtà un nostro riferimento per il lavoro che hanno svolto in passato e quindi per la necessità e l'opportunità straordinaria che ci offrono con la loro esperienza per il proseguo dei lavori. Allora, do la parola adesso alla professoressa Marina Calloni, che lavora con Città dell'Arte da tempo, ma che è professoressa di filosofia politica del Dipartimento Sociologia e Ricerca Sociale alla Bicocca. Ed è stata con noi durante i lavori ed è stata appunto preziosa la sua presenza. Marina, a te il microfono. Grazie tanto. Io vorrei partire con un'immagine di un filosofo, che è l'immagine, un filosofo dell'utopia e della speranza, cioè Ernst Bloch, della necessità di avere in sogni ad occhi aperti, cioè avere, pensare in potenzialità della realizzazione, anche se sappiamo che può essere sempre accompagnato da delusioni, ma avere visioni della trasformabilità, ovvero mettere al lavoro quelle che sono, oltre che facoltà emotive, intellettive, anche altre facoltà come la immaginazione e la creazione. Allora, io insegno appunto filosofia, lavoro da anni con Michelangelo Pizzoletto e i suoi collaboratori, e quindi come possiamo noi
anche come movimento civico, ma anche come esperti cosiddetti che lavoriamo nell'università, trovare dei ponti su questi principi. Quindi io dirò soltanto dei principi su cui possiamo trovare un accordo, ma anche magari dei progetti che potremmo sviluppare grazie anche ai nostri più giovani colleghi, ricercatori o comunque studenti. Allora, mi pare che sia fondamentale il concetto di rebirth, perché è rinascita. Noi come esseri umani abbiamo la facoltà di rimettere al mondo il mondo tutte le volte, ma anche nello stesso tempo rispettare le sue risorse naturali, che sono irriproducibili perché è il frutto di milioni di anni. E quindi come trovare anche nella teoria dei diritti, nella pratica dei diritti, come rispetto della qualità delle relazioni umane, un rapporto con l'ambiente che non può gridare se non attraverso catastrofi, attraverso il global warming, attraverso questa ribellione che l'uomo cerca sempre di punire, di controllare, senza invece rispettare. E io penso che uno, per esempio, anche delle eredità immateriali di Expo, che poi anche un po' la carta di Milano, è quella di come nutrire il pianeta per essere nutriti, come avere una nuova concezione di responsabilità che non riguarda soltanto gli adulti in senso verticale, ma riguarda in senso orizzontale anche i bambini, le nuove generazioni, anche il mondo con cui ci troviamo, con gli altri paesi che non siano del primo mondo. Allora, noi come università abbiamo sostanzialmente tre funzioni. La prima funzione è l'insegnamento, la ricerca e la terza missione. Sappiamo che noi come docenti dobbiamo ripetere certe volte i canoni perché dobbiamo formare studenti, ma sappiamo anche che attualmente nella grande rivoluzione che stanno avendo le università al sapere, dobbiamo sempre più accettare linguaggi diversi, quindi formare persone esperti, perché noi dobbiamo essere esperti in ciò che studiamo e su cui lavoriamo, ma che siano capaci di decodificare linguaggi diversi, collegando il micro e il macro. Quindi questo è un lavoro molto difficile, ma che noi accettiamo anche con il rapporto con altre, diciamo, realtà territoriali. Secondo è la ricerca. Noi dobbiamo creare esperti con anche delle saperi molto particolari e definiti, in quanto devono sapere, che non so, applicare certi metodi e così via, ma la ricerca ci mette sempre in crisi, perché come partecipante attivo chiede sempre di dirci che posizione noi abbiamo nel porre domande di ricerca, nel vedere, buttare fasci di luce, per esempio, in situazioni che erano state negate. Quindi ci pone sempre a una forma di autoriflessione e di critica. Poi c'è la terza missione, a cui anche l'Unione Europea ci chiama a confrontarci. La terza missione è il rapporto che l'università deve avere col territorio e lo sviluppo locale. Io in questo vorrei dire che Bicocca, Milano Bicocca, che ha soltanto 18 anni, nata nel 1998, è una realtà di successo e uno dei pochi casi in cui non è stata periferia l'area di Bicocca, che è la più ampia area post-industriale d'Europa, in cui c'erano acciaierie, industrie, e adesso è lasciato posto un po' quello che è un po' un cultural district, perché Bicocca c'è l'università con 33.000 studenti, 900 docenti, 500 amministrativi, in cui abbiamo nei ranking internazionali, siamo addirittura al 24esimo posto tra le migliori università nate negli ultimi 100 università nate negli ultimi 50 anni. Però perché Bicocca è anche ci sono gli headquarters delle varie c'è il teatro a Cimbolti, c'è l'hangar Bicocca, in cui l'università ha funzionato un po' da tentativo di rivitalizzazione del territorio, con anche un indotto su ristoranti e così via. Allora possiamo vedere anche come l'università, i luoghi del sapere e così via può interagire col territorio e le comunità. Quindi abbiamo a che fare con un'idea di società della conoscenza, che è di esperienze, ma di expertise, ma anche di rapporti con i vari movimenti della società civile, ma anche con la tecnologia e i nuovi media, per esempio, che hanno cambiato tutto quanto il panorama anche dell'apprendimento. Per esempio, io vedo che proprio c'è un problema enorme di apprendimento tra docenti più anziani che non conoscono il linguaggio dei nuovi media e gli studenti che sono decisamente molto migliori. Lì c'è un gap di apprendimento che anche dobbiamo in qualche maniera sapere colmare. Quindi
il rapporto della società della conoscenza intenso in senso lato e globale, locale e globale allo stesso tempo, implica anche un rapporto dinamico con saperi diversificati, quindi non intendo solo ovviamente quelli universitari, anzi, che quindi ci porta a fare una, tentare una democrazia compiuta e sostanziale, in cui ci deve essere la connessione tra la società civile nelle diverse associazioni e rappresentanze, quella degli esperti che ovviamente si interrogano su problemi complessi, così come la società civile, e anche delle istituzioni, perché in qualche maniera devono essere responsabili attraverso delle forme di rete flessibili e inclusive. Quindi ci troviamo di fronte, quindi la creatività è fondamentale, con la necessità di sviluppare nuove abilità cognitive e pratiche. Allora, che tipo di programmi, di progetti possiamo magari sviluppare a partire anche dai temi, dai tre concetti chiave che è dell'interno della sostenibilità, che è sostanzialmente il cibo, l'abitare e la governance. Alcuni potrebbero essere, per esempio, come il progetto di cui abbiamo parlato con Michelangelo, di arte e politica, cioè di come anche l'arte, la creatività può in qualche maniera aiutare anche le istituzioni a cambiare e ad avere degli approcci innovativi rispetto a problemi dati o a riconsiderare le connessioni sociali. Un'altra, per esempio, apporto che possiamo dare sulle smart cities, che non sono state citate, però secondo me è fondamentale. L'altra parte noi abbiamo, possiamo concentrare sul global warming, di cui abbiamo ricerche, oppure anche altre ricerche sul cibo e le comunità straniere, le religioni, le mense scolastiche, che sappiamo che anche Milano Ristorazione, su nostra indicazione per un progetto Expo, ha fatto un giorno quello che era il cibo multiculturale, cioè nel senso che andava bene per tutte le religioni, quindi i bambini potevano mangiare cibo indipendentemente, o ancora, per esempio, sulla waste of food, cioè la, e così via, o le povertà metropolitane, che è uno degli elementi su cui come dipartimento stiamo molto lavorando. Quindi sono dei temi in cui la prospettiva del forum può darci una grande spinta in questa forma di reciproco arricchimento e contaminazione. Quello che vogliamo avere è, comunque, rispetto a quello di cui mi occupo, che sono diritti umani, che sono un progetto contro la violenza domestica, che sono rispetto appunto ai diritti fondamentali, che noi vogliamo avere un approccio non minimalista ai diritti umani. L'articolo 25 della dichiarazione dell'ONU dice che ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio. Questo ovviamente è un approccio minimalista che ogni Stato sociale, ogni Stato dovrebbe fare. Però noi vogliamo qualcosa di più, perché noi intendiamo i diritti umani in maniera complessa, lo intendiamo non in maniera formale, ma come espressione della qualità delle relazioni umane, di soggetti non umiliati, di comunità che vivano in spazi e in luoghi di pace. Ecco allora che la felicità non è soltanto quella della dichiarazione della Virginia del 1776, il diritto alla felicità. Cosa noi intendiamo per felicità? I miei colleghi di economia, che hanno lavorato con Amartya Sen, hanno fatto un libro su economia e felicità. Allora, quello che è emerso è che la felicità non viene data dalle ricchezze materiali, ma dalla qualità delle relazioni umane, di come ogni soggetto vive rispettato nella propria dignità, anche con il lavoro, ovviamente, che è l'elemento fondamentale, ma anche, diciamo così, attraverso dei rapporti, si parlava prima di solitudine, equi e non umilianti, non soggioganti. Sappiamo anche che il Millennium Goal del 2000, con Human Development, aveva detto che non c'è sviluppo economico senza rispetto dei diritti di individui e di comunità. E mi pare che su questo, un nuovo approccio, questa idea dei diritti, ma anche alla retorica dei diritti umani, che noi possiamo, anche nel rispetto dell'ambiente, trovare un accordo molto produttivo. Quindi promuovere azioni comuni, proprio perché la felicità e il benessere ci è dato innanzitutto dal rispetto e dal piacere dello stare insieme. Grazie. 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 Grazie Marina Calloni. Io mi collego a quello che ha appena detto Marina Calloni per leggere l'incipit della Carta di Milano che ho davanti agli occhi mentre parlava di diritti umani. La Carta di Milano inizia così: salvaguardare il futuro del pianeta è il diritto delle generazioni future del mondo intero a vivere esistenze prospere, appaganti,
è la grande sfida per lo sviluppo del XXI secolo. Comprendere i legami tra sostenibilità ambientale ed equità è essenziale se vogliamo espandere le libertà umane per le generazioni attuali e future. Ecco, con queste parole voglio introdurre Francesco Grandi. Francesco Grandi è il coordinatore di ricerca e sviluppo del gruppo della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Con noi sono stati ospiti in questi due giorni Gian Giacomo Destro e Massimiliano Tarantino, che ha aperto con noi questo forum. Per cui io passo direttamente il microfono a lui, o lo passate voi, grazie, per continuare a dialogare proprio su quello che stava adesso dicendo Marina Calloni. Sì, proprio per questo motivo volevo portare i saluti del professor Salvatore Veca, che è il professore, il presidente onorario di Fondazione Feltrinelli, che ha coordinato, è stato il curatore scientifico della scrittura della Carta di Milano. E volevo iniziare con le sue parole, in modo, lui non può essere qui, vi porta i suoi saluti, e inizio con una citazione dal professor Veca, che in una delle occasioni dei mesi scorsi raccontava così la Carta di Milano. La Carta di Milano è l'esito di un processo condiviso di sensibilizzazione e cultura. Mi sembra di poter dire che la Carta mira ad un'assunzione di responsabilità da parte di persone, associazioni, imprese e istituzioni, a partire dalla convinzione fondamentale secondo cui il diritto al cibo adeguato e sicuro è un diritto umano fondamentale, che chiama in causa l'eguale dignità delle persone, chiunque esse siano e ovunque esse siano, nella gran città del genere umano. Di fronte alle violazioni di questo diritto, ai molti volti dell'ingiustizia, dalla fame cronica alla denutrizione, dalla malnutrizione allo spreco, dall'ineguale accesso all'energia alla sua dissipazione, al sequestro del bene comune dell'acqua, che ledono alla radice l'eguale dignità delle persone, la Carta delineerà le agenda e le non agenda per un futuro sostenibile e meno iniquo, offrendo le ragioni e le motivazioni per l'adesione e per l'assunzione di un impegno e di una responsabilità plurale e condivisa. Lo sappiamo, le sfide dei molti volti della sostenibilità sono difficili, a volte così difficili da sembrare impossibili, ma una vecchia massima a cui sono molto affezionato ci dice che se nella storia non si ritentasse sempre l'impossibile, non verrebbe mai raggiunto il possibile. E è con questa citazione che dico anche che Fondazione Feltrinelli nei lavori di questi giorni si è sentita molto a casa, perché il metodo che voi avete utilizzato in questi giorni è esattamente quello che ha anche ispirato il processo di redazione della Carta di Milano. E con il tentativo di ascoltare dal basso e dall'alto le competenze e gli apporti di tutti quelli che avevano qualcosa da dire sulle questioni fondamentali della sostenibilità alimentare, ma che poi di fatto, come avete già detto ampiamente voi, sono le questioni che riguardano la sostenibilità, l'equità, i nuovi modelli di sviluppo intesi globalmente. Quindi utilizzo le vostre espressioni perché sono delle espressioni che mi consentono anche di rileggere l'esperienza di Fondazione Feltrinelli su questi temi in questi anni. Quello che noi abbiamo tentato di fare e che continueremo a fare anche in dialogo con il vostro cantiere è continuare a reintegrare le competenze, reintegrare le discipline, reintegrare le reti, i soggetti, dai cittadini fino alle agenzie internazionali, perché la sfida della sostenibilità, la sfida dello sviluppo sostenibile si raggiunge, come avete detto voi, avete ripetuto in quasi tutti i vostri interventi, si raggiunge grazie all'apporto di competenze grande di tutti, grazie ad un apporto che sia è un paradigma che sia profondamente interdisciplinare, che sia una piattaforma di abilitazione delle reti che dai cittadini alla società civile, alle imprese, alle istituzioni, richiede ormai una piattaforma di governance in cui si arrivi, e questo poi è il tema di fondo della Carta di Milano,
a profilare quella corresponsabilità di tutti i soggetti per, come dire, il bene comune e lo sviluppo sostenibile. Di fatto quello che posso dire è che oggi per noi Carta di Milano è una piattaforma aperta di discussione che diventerà per il nostro cantiere di Fondazione Feltrinelli in rete con le università del territorio, in rete con i 140 centri internazionali di ricerca che ci hanno accompagnato in questi anni nel fare ricerca, diventerà un istituto, il Milan Charter Institute, che avrà sede nella nuova sede della fondazione e che continuerà anche insieme a voi a fare ricerca su questi temi e, come accennava prima anche la professoressa Calloni, a cercare di fare formazione perché si possano costituire degli operatori dello sviluppo sostenibile, delle nuove professionalità che grazie all'approccio integrato e multidisciplinare possano pensare delle soluzioni ed essere di supporto alle istituzioni e al policy making. In questo spesso la ricerca è una ricerca sugli strappi, uso la vostra espressione. Spesso la ricerca guarda gli strappi, ma è chiamata anche a guardare a come poi si torna a ricucire. E tutte le soluzioni che ci consentono di ricucire gli strappi hanno bisogno di molta ricerca alle spalle, ma anche di molto ascolto delle competenze che la società sviluppa ai diversi livelli. E mi piace finire così perché è una cosa su cui ci siamo interrogati e credo che nei lavori di questi giorni e nella relazione anche con la Fondazione Pistoletto questo diventi una realtà che per noi è molto interessante. Con il professor Veca si diceva spesso scrivendo la Carta di Milano, ascoltando tutti in realtà, tutti i soggetti che hanno portato i loro contenuti, siamo solo stati degli abilitatori di una rete di contenuti che sono arrivate dalle agenzie internazionali e dai cittadini, quindi non è stato questo il lavoro. Però ci siamo detti nei mesi scorsi che serviva il principio speranza, che è stato citato prima dalla professoressa Calloni, cioè la possibilità di pensare che le cose possono essere trasformate, che serve fiducia, cioè serve fiducia nel creare quelle relazioni di cui avete parlato voi, tornare a costruire delle relazioni di senso e di fiducia sul territorio, e serviva immaginazione. Chi fa ricerca sa quanta immaginazione e creatività è necessaria per produrre nuove idee, per fare nuove scoperte, e su questo io credo che anche l'intervento dell'arte, quella dimensione che voi avete espresso di capacità dell'arte di essere generativa di trasformazione e di cambiamento, è, come dire, il messaggio più bello di una reintegrazione di chi fa ricerca su altri campi e di chi arriva dal mondo invece più artistico, creativo, della riflessione estetica. E visto che la professoressa Calloni mi ha ricordato una cosa citando Amartya Sen, volevo chiudere con quello. In fondo tutto questo lavoro che noi facciamo ha alle basi l'idea che ci possa essere un mondo più equo, più giusto, più degno di essere vissuto. E allora, citando Amartya Sen, mi ha ricordato un passaggio molto bello che in qualche modo mi ha risuonato con l'idea che voi prima avete citato del maestro Pistoletto sulla nuova umanità, sull'umanizzazione dei rapporti. Amartya Sen nel saggio sulla giustizia globale dice che in fondo noi stiamo sempre cercando di rispondere a una domanda che appare semplice ma che in realtà è molto difficile, che lascio chiudendo questo intervento, che cosa si prova nel mondo, cosa proviamo noi nel mondo ad essere esseri umani. Grazie. Grazie a Francesco Grandi. Su questa logica dell'innovazione, del cambiamento, mi preme ricordare che responsabili del cambiamento sono poi i creativi, i progettisti, e sono anche quelli che poi su questa creatività costruiscono industrie.
uno dei nonni, del nono punto di questa, dei 17 punti dell'ONU, riguarda proprio l'industria, l'innovazione e le infrastrutture, riportandole sul binario della sostenibilità. L'industria oggi, l'industria così come si è sviluppata dal 1750 ai nostri giorni, è un po' stata considerata la causa dei grandi problemi che oggi travagliano il mondo. Però qualcosa sta cambiando. Noi abbiamo invitato Piero Bassetti perché, oltre a essere un'istituzione qui a Milano, è un faro, una guida per tanti ragionamenti che qui vengono oggi portati. È anche il presidente della Fondazione Giannino Bassetti e ha dato alla sua vita in questi ultimi anni si è proposto dei traguardi con questa fondazione, soprattutto per lavorare sull'innovazione responsabile. Sono ormai una decina d'anni, vero Piero Bassetti, che lavorate su questi temi? Ventina d'anni. Prego. Bene, no, raccolgo subito l'incipit che mi è stato fornito, perché l'obiettivo e le ragioni del mio essere qui sono molto semplici. Sono la testimonianza del consenso che nell'esperienza della Fondazione Bassetti noi abbiamo acquisito per l'iniziativa La Mela Reintegrata e le idee di Pistoletto e della sua fondazione. Quando è arrivato l'invito, che non so se voi lo ricordate, dice testualmente che obiettivo del cantiere era quello di incontrare pratiche di innovazione responsabile, noi ci siamo sentiti coinvolti in modo ancora maggiore per il fatto che nella mission della Fondazione Bassetti, il primo articolo, nato 20 anni fa, dice che la Fondazione lavora per rendere responsabile l'innovazione, cioè per favorire la responsabilità nell'innovazione. Ora, da questo è chiaro che il tema di Pistoletto, e cioè la mela come natura incontaminata e il morso come simbolo dell'artificio, quadra completamente con quello che si diceva prima. Cioè, non c'è dubbio che i nuovi modi di produrre nati con la rivoluzione industriale hanno dato alla mela un morso molto profondo, e quindi l'idea di reintegrare la mela ci sembra un'idea fondamentale. Come tale noi l'abbiamo perseguita, la stiamo perseguendo nel campo dell'innovazione che fa capo, e noi la definiamo science intensive, no? Però abbiamo già incontrato l'idea dell'innovazione poiesis intensive. Mi sembra che su questo piano indubbiamente l'attività della Fondazione Pistoletto sia pionieristica, validissima, e si sia meritato l'attenzione e il consenso a scala mondiale. Quindi io credo che impegnarci nel senso di collaborare alla soluzione del problema dei morsi alla mela e delle sue reintegrazioni sia di grandissimo interesse. Ecco, Pistoletto dice che la ferita del morso è stata sanata, e nella sua opera la presenta e ipotizza, diciamo, il risanamento, la ricomposizione. Ecco, noi diciamo che come profezia e come auspicio questo è quanto ispira anche modestamente il nostro lavoro, però che come fatto reale e come trends ci sia molto da fare mi sembra innegabile, perché io ho colto per esempio in questa presenza stamattina un grande fondo di ottimismo che condivido per esempio con l'intervento di Tarozzi. Anch'io sono convinto che non solo l'Italia, ma il mondo nel suo cambiamento non contiene solo l'effetto della parte rischiosa, ma contiene anche l'effetto della parte, diciamo, della speranza, del desiderio, del miglioramento. Ecco. Dico però che diciamo noi che su questo fatto di gestire in modo responsabile
l'innovazione e la trasformazione. Ecco, c'è moltissimo da fare proprio anche sul tema concettuale, cioè che c'è la trasformazione ma non c'è la responsabilità. Perché non c'è la responsabilità? Che non vuol dire che non c'è il desiderio di essere responsabili, ma non c'è il soggetto verso il quale noi ci sentiamo esplicitamente responsabili. In fondo il tema della governance, cioè la politica, il potere politico oggi non dà direttive di governance per una trasformazione responsabile. C'è quindi l'aspirazione dei soggetti, l'abbiamo sentita qui stamattina, di evocare il senso di responsabilità nei soggetti, quindi bottom up, partendo dalla base. Ma il tema però di scoprire la direzione, direi l'escatologia attorno al quale si forma questo processo, è un tema estremamente aperto. Noi nella nostra esperienza centrata sul dibattito e la ricerca ispirata alla razionalità, che in fondo è il linguaggio della scienza, abbiamo constatato i limiti. Vedere che c'è qualcuno o qualcosa che propone l'uso del linguaggio poetico, del linguaggio estetico, del linguaggio artistico, ci sembra non solo di estremo interesse, ma anche di estrema necessità. E quindi dichiarare la nostra disponibilità a collaborare per questo disegno è certamente il senso della mia presenza qui e di quella di Francesco Samorè, che ha collaborato ai lavori del cantiere. Ecco, io vorrei concludere con una riflessione che mi è venuta non tanto recentemente in mente, la quale io ricorro spesso e che si ispira in fondo al discorso del Genesis, che per l'Occidente è in fondo un riferimento culturale importante. Ecco, l'impressione è che stia vincendo il serpente, no? Cioè, che non è donna, che maneggiava le mele, no? Ecco, voglio dire, no, io non pensavo minimamente che dire che vince il serpente vuol dire che vince la donna nel fare danno, no. Cioè, non è questo il discorso vero è che in fondo lì la donna aveva il ruolo, diciamo, primario di rappresentare l'umanità, no? E in un certo senso proponendo al morso dell'uomo, no, ha realizzato un certo obiettivo che era quello che stava a cuore al serpente. Il serpente per lunghi secoli era stato tenuto a bada dal Padre Eterno che, diciamo, disponendo dell'onnipotenza controllava l'onniscienza. Ecco. Però oggi la situazione è che avendo ucciso Dio, che è un dato, diciamo, diffuso e dominante, questo senza intaccare minimamente il rispetto per chi crede in Dio, ma oggi la nostra società ha ucciso Dio, in fondo noi stessi qui agiamo nel senso della surroga, no? Perché non lo invochiamo, no? In un certo senso lo cerchiamo dentro di noi. Ecco, allora in questa situazione noi dobbiamo ricostituire il punto ad quem per la responsabilità che appunto dobbiamo sostituire. Questa sintesi che c'è nell'evocazione del terzo paradiso, che secondo me è un fatto di estremo interesse storico-culturale, noi siamo il paese del Rinascimento, siamo il paese che sempre ha dato una svolta alla storia partendo dalla nostra genialità piuttosto che non dalla nostra potenza, no? Ecco. Bene, tentare di dare una svolta a questo processo, quindi di trovare il punto verso il quale stabilire la responsabilità, è il tema che interessa a noi, ma che mi sembra ispira questo cantiere di aver collaborato al quale, quindi noi siamo molto felici. Io credo, e qui se me lo consentite, appunto un po' di esperienza politica mi ha facilitato il constatarlo, che questa assenza di un potere responsabile è un tema sul quale dobbiamo tutti riflettere, perché
in fondo è il tema di un ripristino finalista e non soltanto contingente del senso della democrazia, no? Perché oggi non possiamo dire che il demos sia l'assuntore della responsabilità. Il potere nella crazia domina il demos, e credo che un grosso contributo a questo fatto lo diano i media, che disinformano, e quindi un demos che non sa è difficile che possa comandare il destino del mondo. Ecco. Allora, noi lavoriamo per riflessioni intorno soprattutto al mondo che maneggia la scienza, cioè il serpente, e che deve ritrovare il senso di metterlo al servizio di una finalistica che appunto è quella di un potere. Io credo però che l'alternativa di linguaggio per una rebirth, che l'idea della mela reintegrata e quindi l'ipotesi, una delle ipotesi fondamentali della Fondazione Pistoletto ha proposto, sia di estremo interesse per l'umanità. E mi ha fatto piacere constatare che sia qui presente l'ONU, per la quale si potrebbe fare il discorso che, mentre l'ONU rappresenta la problematica del mondo, non rappresenta il potere nel mondo, no? Ecco. Se noi riflettiamo su questo, allora ci rendiamo conto che lo sforzo drammatico di inserire i portati dell'estetica nella storia del potere, quindi nella storia, è una sfida affascinante alla quale io sono lietissimo di aver potuto partecipare direttamente e indirettamente in questo cantiere, di partecipare in futuro in una collaborazione con la Fondazione Pistoletto. Grazie. Grazie, grazie a Piero Bassetti. Innovare, diceva prima, tentare di dare una svolta cercando il punto in cui iniziano le nostre responsabilità. La creatività, l'arte, ha già nella sua definizione di estetica questa responsabilità. Lo abbiamo detto anche durante il corso di questo forum, cioè noi decliniamo la parola estetica come ex etica, cioè prima viene l'etica, prima vengono i principi, la bellezza fino a se stessa non serve a nessuno, non è collegata con nulla. Noi abbiamo detto che l'estetica è ex etica, ma anche estensione dell'etica. Ecco perché la mela reintegrata ha dei significati così forti che hanno consentito, secondo me, in questi anni di traguardare al di là dei confini, al di là dei linguaggi tecnici, dei linguaggi specifici delle discipline, al di là dei linguaggi che usano i popoli per comunicare, e di ritrovare la sua stessa funzione, di diventare un simbolo che unisce e che consente la trasformazione. La responsabilità dell'arte oggi è uno dei punti su cui dobbiamo puntare, anche se non l'abbiamo scritto dentro i punti della trasformazione del 2030, ma rientra nelle attività creative in cui l'artista deve ritornare ad avere il suo ruolo di consapevolezza. Lo chiedo a Michelangelo, perché Michelangelo Pistoletto è oggi sicuramente la persona che più di tutte le altre in questo processo ha dato molto e molto sta facendo per la promozione di questa responsabilità sociale dell'artista e della sua opera. Prego. Mi sembra... Scusate, solo un attimo, vorrei ringraziare anche il Fiorenzo Galli, che è il direttore del Museo della Scienza e della Tecnica, che ci ha raggiunto. Grazie. Che è arrivato adesso, meno male. Il nostro padrone di casa è col quale intendiamo continuare una collaborazione. Questo per noi sarebbe importantissimo. Parlo io? Parlo io? Sì. Beh, la parola responsabilità è fondamentale. La prima cosa che abbiamo fatto a Biella con l'Università delle Idee è proprio questa, quella di mettere la parola responsabilità insieme alla parola arte, e non solo alla parola arte ma alla parola produzione, perché abbiamo detto ogni prodotto, che lo voglia o no, è responsabile, che lo voglia o no, e questa è la cosa. Allora dobbiamo capire giustamente
qual è poi l'obiettivo finale di questo senso, di questo, di questa parola, come questa parola poi regola, giustamente, come ha detto Piero Bassetti, l'obiettivo, la direzione. E quindi c'è, per me c'è sempre una dualità che deve essere tenuta in conto. La direzione dovrebbe essere sempre data da qualcosa che nasce dall'incontro di due elementi, i quali creano poi quel terzo elemento che non esisteva ancora. Quindi, e che per me si chiama creazione. Ecco perché l'arte, poi l'educazione che ne segue e tutti i progetti che seguono l'iniziativa dell'arte diventano responsabili perché cercano oggi, secondo questa visione che unisce l'arte alla società, un obiettivo comune. L'obiettivo non è non si può stabilire, l'obiettivo è una direzione. E quindi la responsabilità nasce da questa capacità di mettere insieme tanti elementi diversi che sono contraddittori, che la società è complessa, ma due a due tutti questi elementi complessi possono combinarsi in maniera di creare soluzioni. Ecco perché diventa importante fare questi forum, diventa importante incontrarsi con associazioni culturali, strutture di ricerca diverse, per trovare insieme questi obiettivi, mettendo sempre in comunicazione elementi sempre diversi che producono sempre soluzioni possibili. Questo è un po' il nostro obiettivo, il nostro modus operandi. Io da solo, come artista, mi sono reso conto di non poter far nulla per la società da solo, ma nemmeno più per me stesso. Posso fare il mio segno, posso esprimere un mio segno, ma questo segno può rappresentare ancora una volta la massima libertà dell'individuo. Ma se io poi non coniugo la mia massima libertà con l'individuo, con la massima libertà di un altro individuo, che facciamo due, non creiamo niente per la società. Due è già una società, è già la società. Quindi la connessione, la combinazione. Io oggi, quando è capitato più di una volta che dei giovani che entrano nel mondo dell'arte, che studenti d'arte, mi chiedono, mi dia un consiglio come entrare, come fare, cosa fare oggi. Io dico, devi smettere di pensare uno, devi pensare due. Questa è la prima lezione. Pensare due vuol dire che c'è un altro, c'è sempre, ma non si può evitare il fatto che c'è sempre una persona davanti a noi, non possiamo essere soli. È falso dire che cerchiamo la solitudine. Essere soli ci permette di essere ancora una volta, nuovamente, davanti a una dualità che sta in noi. Noi siamo tanto buoni quanto cattivi. Noi siamo tanto belli quanto brutti, siamo questa dualità noi stessi. Noi abbiamo due occhi, perché abbiamo due occhi? Perché con un occhio solo vediamo piatto, con due occhi vediamo la profondità. Io sono un artista visivo e parto da questo, la profondità. E quindi noi abbiamo bisogno essere capaci di creare questo mondo che è fatto di tanti dettagli, tante forme e formule che verranno creandosi in questa prospettiva che noi chiamiamo della responsabilità. Dico prospettiva perché? Perché la prospettiva è fatta di un punto lontano a cui convergono tutte le linee. Questo è un altro fatto artistico, architettonico, e anche politico. Diamoci una prospettiva. Allora, è un punto lontano che oggi si chiama il punto che chiamavano il punto di infinito.
l'infinito, a quel punto io un termine che uso continuamente, l'infinito, tendiamo all'infinito attraverso un percorso che è finito. Allora questo punto è la responsabilità. Il terzo paradiso è fatto di tre momenti della storia umana. Il primo è il momento del primo paradiso di quando gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura, dunque erano dentro la mela. Con il morso della mela siamo usciti dalla natura e abbiamo creato il mondo artificiale, che pian piano artificiale proprio perché nasce dall'arte. Quindi l'arte ha una responsabilità primaria, perché tutto quanto nasce, il morso è artistico. C'è niente da fare, perché è qualcosa che non è più natura, ma è l'interpretazione della natura, è il concetto di natura. E quindi noi abbiamo il morso della mela, e che è l'uscita dalla natura, e quindi nasce il mondo artificiale. Il primo mondo era quello della inconsapevolezza. Allora Dio faceva tutto e l'uomo era inconsapevole, quindi irresponsabile. Non irresponsabile, ma non aveva responsabilità, perché agiva in una situazione predeterminata. Con il morso della mela e con il secondo paradiso noi entriamo nel mondo della conoscenza. Cono della scienza, inizia con i primi sintomi di intelligenza umana e continua fino alla moltiplicazione estrema, direi, delle nostre capacità artificiali che verifichiamo nei nostri giorni. E quindi abbiamo oggi una mela che è totalmente artificiale. Piero Bassetti ha fatto il paragone con la mela biblica, e oggi la mela biblica non ha più senso, in quanto anche i paesi che hanno altre religioni e non hanno attraversato la Bibbia vivono la mela Apple del nostro giorno, vivono la mela artificiale. Quindi c'è la Bibbia dell'artificio oggi. Allora noi mettiamo insieme la Bibbia dell'artificio e la Bibbia della mela, della natura, e cerchiamo di cucire i due elementi. Senza la cucitura apportata dalla tecnologia, questo non si può fare. Non possiamo più fare passi indietro, non possiamo tornare alla prima mela, dobbiamo tornare alla mela intera, cioè all'uomo primitivo. Dobbiamo andare avanti, ma dobbiamo passare al terzo stadio. E allora il primo stadio era quello dell'inconsapevolezza, il secondo quello della conoscenza, il terzo stadio è quello della responsabilità, che mette insieme i due elementi, natura e artificio. Quindi l'equilibrio. Entriamo in questo segno, cioè entriamo in una zona in cui questo segno dell'equilibrio, che è quello del terzo paradiso, del triplo cerchio, equilibrio perché è una bilancia, già tanto per dire, abbiamo due cerchi laterali e una struttura centrale che è quella che ti segna la misura è l'equilibrio. È anche stato usato in tanti casi, anche nella giustizia, no? La giustizia dove c'è la bilancia, e poi nella medicina c'è questa bilancia con il serpente, no? Sono tutti questi elementi che ricorrono, che ci hanno formati, ma adesso questa formazione ci deve portare attraverso la capacità di creare a una situazione nuova, che è quella che assomma il passato e lo mette insieme attraverso una capacità nuova, che è quella di equilibrare attraverso la scienza, la tecnologia, e qui siamo nel posto giusto, perché siamo nel Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci,
riusciamo a mettere insieme la capacità di creare attraverso la congiunzione della scienza con la natura. E la scienza deve fare questo. La scienza ci ha portati lontano dalla natura. Adesso deve riassorbire le proprie capacità e portarle verso la conoscenza e portare la conoscenza verso la responsabilità. La responsabilità. E allora lì allora forse cominceremo a capire un'altra parola finale che sta insieme a responsabilità, che è la parola umano. Responsabilità dell'umano, non responsabilità così a caso, dell'umano. Cos'è umano? Allora, umano è prima di tutto questo fenomeno che mette insieme la grande cattiveria e la grande bontà. Io sono umano perché sono veramente persona deliziosamente buona, però sono umano, ma dice, se quello lì ne fa di tutti i colori, ma è umano. E allora abbiamo questa dualità. Dobbiamo mettere insieme questi due fenomeni che sono dell'individuo, Caino e Abele. Però un momento, uno ammazza l'altro, questo adesso non si ammazza più nessuno. Adesso creiamo il terzo Abel Caino o Caino Abel, che sarà la terza persona. Quindi qui mo se deve ripartire, ragazzi. Se riparti. Lo dico in romano perché adesso stiamo preparando, e qui c'è una persona che sta lavorando per questo, stiamo facendo la mela in marmo che sarà a Carrara, e non è che la farei, l'ho disegnata io, ma lei la realizza. Sì. Marmo di Carrara bianca così. Ha fatto una grande ricerca, è stato molto difficile trovare il marmo bianco, proprio bianco, e quindi c'è stata un'operazione quasi michelangiolesca, perché a un certo momento abbiamo dovuto sospendere, avrebbe già dovuto essere inaugurata questa mela, abbiamo sospeso la realizzazione della mela perché non avevamo ancora trovato il marmo perfetto. Quindi michelangiolesca, io mi chiamo Michelangelo e mi rifaccio a Leonardo, mi rifaccio a Michelangelo, insomma, sono una persona ambiziosa, insomma, che ci volete? Però questa è anche qui l'idea dell'ambizione, ambizione è importante perché vuol dire ambire, vuol dire cercare di arrivare, di viaggiare verso quel punto prospettico, questa è l'ambizione, ma non è l'ambizione individualistica, è l'ambizione del rapporto di essere appagato solo quando sono appagati tutti. Basta, ho finito. Grazie Michelangelo. Voce? Ecco, grazie. Ecco, dopo Michelangelo Pistoletto è difficile parlare per tutti di solito, per cui io passo adesso la palla ad una giovane conduttrice della scuola di design del Politecnico di Milano, cioè Luisa Collina, perché Luisa Collina è da poco una caso. Abbiamo detto che sicuramente la responsabilità, l'industria ha avuto una grossa responsabilità, ma chi progettava gli oggetti e l'artificio per l'industria erano i designer, gli architetti. Ecco, nel tuo programma per dirigere questa scuola ti sei data anche tu delle grandi ambizioni, interdisciplinarità, rapporto con l'esterno, grandi cose. Le nostre università molto spesso ne parlano, ma molto spesso non fanno nulla. Per cui anche una tua è una bella responsabilità, quella del terzo paradiso, cioè riequilibrare il rapporto tra artificio e natura. Una grande responsabilità questa, oltre alla responsabilità appunto di parlare dopo il maestro, per cui una somma di responsabilità in questo momento. Sì, io sono stata eletta da due mesi, facevo il conto ora, alla guida della Scuola del Design come preside, e devo dire quindi è come un altro cantiere che sta iniziando, un cantiere che durerà 3 anni e dove trovo tante parole che accomunano il mio percorso con il percorso di questo forum. Mi sono segnata dal parole come conoscenza, come responsabilità, come progettualità, con il tema dell'interdisciplinarità, la scuola del design, anche se molti dei miei colleghi vorrebbero vivere in un'isola da soli e autonomi, è all'interno di un politecnico, per cui abbiamo la fortuna
ma anche le difficoltà di dover collaborare con altre discipline, con le scienze, con le tecnologie, con anche le discipline umanistiche. Quindi interdisciplinarità, interculturalità, sostenibilità è uno dei temi con cui ogni giorno ci dobbiamo raffrontare nella didattica come nella ricerca, così come la ricerca intorno alle tecnologie, delle tecnologie che non siano solamente ambizione di avanzamento, ma che siano anche delle tecnologie responsabili, adeguate alle risorse che sono a disposizione. Ecco, io penso che ci sono tanti temi, e uno dice vabbè, questo avviene all'interno di una scuola, però io penso più in grande che il sistema proprio delle università, qua sono rappresentate anche altre, rappresenta davvero un sistema molto potente. Noi rappresentiamo a Milano circa 180.000, anche di più, studenti, 10.000 docenti e ricercatori, sono circa il 13% della popolazione milanese, tra l'altro una popolazione variegata, inclusiva, con tantissimi studenti internazionali, tantissimi studenti fuori sede, per cui sono luoghi dove davvero possono succedere delle sperimentazioni. Noi abbiamo fatto già delle sperimentazioni insieme con Città dell'Arte, per alcuni temi, dalla Università delle Idee, un laboratorio di tesi che si confronta proprio sui temi della trasformazione urbana, del radicamento del territorio, del cosa fare di questi grandi contenitori industriali che oggi sono stati dismessi. Per cui sono questi ed altri sono temi che ci accomunano e che davvero vorrei intrecciare sempre di più nei prossimi anni. Mi piace molto la parola cantiere, perché è vero che qui parliamo di tanti anche progetti molto, molto belli, ma il cantiere poi ha un qualcosa anche di sporco, di polveroso, di faticoso, di quante volte poi ci si deve confrontare con dei vincoli, con dei limiti, con le difficoltà. Ecco, mi piacerebbe sottolineare anche questa parte, che è una parte anche molto comune ai progettisti, agli architetti e ai designer, dove è il luogo dove ci si confronta con la realizzazione, e per cui vorrei soprattutto collaborare in questa parte per cercare magari di partire da dei piccoli progetti insieme, anche molto concreti, con la comunità degli studenti, che sono davvero una grande energia, sono loro il nostro futuro, per cui c'è tutta la mia disponibilità e voglia di lavorare insieme ai cantieri futuri. Grazie. 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 Incasso con grande piacere questa dichiarazione di disponibilità e a collaborare, eh? L'ho già incassato. No, abbiamo bisogno di questo, e l'abbiamo detto prima, e consenso ma anche partecipazione. Devo stringere perché siamo veramente in conclusione, abbiamo ancora tre oratori, relatori molto importanti, la loro presenza qui con noi. Ladi, abbiamo parlato di design, è stato con noi in apertura, è qui anche con noi adesso il presidente Adi Galimberti, è stata con noi anche Luisa Bocchietto, voglio ricordarlo, che è la vecchia presidente dell'Adi, e quindi mi fa molto piacere darle il microfono, se non ne avete uno lì, ecco, le do il mio. Grazie, buongiorno. Lavorerò per sintesi, perché le parole che ho sentito, gli stimoli che in questi giorni ho avuto, sono talmente tanti che meriterebbero un altro forum per approfondirlo, quindi però cercherò di sintetizzare al massimo. Io partirei dal fatto che oggi è la festa del papà. Festa del papà è che coincide, guarda caso, con San Giuseppe, che è l'operosità. Papà operoso. Io credo che si debba ringraziare in questo caso il papà di questa idea, di questo sogno, che è Michelangelo Pistoletto. E qui si aprono due aspetti, secondo me, fondamentali. Il primo è che i sogni diventano realtà quando più persone fanno lo stesso sogno. E questo credo che sia un passaggio importante, riuscire a cortocircuitare tra persone queste idee, questi sogni, è il modo principale perché questi sogni diventino realtà. Quindi la responsabilità prima di ognuno di noi è, nella condivisione di un sogno, poi trasferirlo agli altri. Il secondo passaggio è che, secondo me, le idee camminano sulle gambe delle persone, e quindi ognuno di noi poi nel proprio quotidiano deve fare
concretamente qualcosa, operare nella propria disciplina, nelle proprie competenze con responsabilità. Io non credo tanto a responsabilità allargate che diventano un alibi per il disimpegno, il disinteresse. Credo nella responsabilità professionale quotidiana. Luisa ha sottolineato il fatto che noi siamo dei progettisti e che ci misuriamo con la concretezza del fare. E questo per me è fondamentale. Un mio collega mi ha rilasciato, non è mia questa citazione che adoro peraltro, una definizione di design. L'industria è paragonata da questo mio collega ad un'ostrica, un oggetto bellissimo, parte della natura, perfetta, preziosissima. Poi a un certo punto però arriva un semino di polvere, di sabbia, che le dà un fastidio tremendo, perché è una cosa esterna che le dà dolore, le dà fastidio. Ecco, immaginate l'industria che incontra il design. Questo granello di sabbia è rappresentato dal design, che necessariamente dà fastidio all'impresa, dà fastidio all'industria, perché pone delle domande, pone delle questioni. Che cosa succede però da quest'unione tra l'ostrica, per quanto preziosa e perfetta, e design? Nasce una perla. E secondo me questa è la metafora del lavoro. Il design italiano ha una peculiarità straordinaria. Non dà forma agli oggetti, come qualunque altra disciplina di design nel mondo, gli americani, i tedeschi e così via, che dal mio punto di vista si occupano di stile, quindi disegnano degli oggetti o degli artefatti. Il design italiano si è distinto da sempre perché disegna la vita. E quando parliamo di vita entrano in gioco i valori, un sistema di valori profondo di confronto. Il design credo che sia una disciplina molto particolare. Nel metodo di lavoro che ho in questi giorni è stato usato, io ho riconosciuto assolutamente, esposo assolutamente questa metodologia, ovvero la capacità di muoversi tra saperi lontani, esperienze lontane, discipline diverse, idee diverse. Che cosa ha però il design come capacità, secondo me? La capacità poi di trasformare poi in una concretezza quotidiana comprensibile questo pensiero in oggetti o in artefatti, come si diceva. Io credo che questa sia un'esperienza incredibile e sicuramente ADI ha sostenuto e sostiene e porterà avanti questa idea di collaborazione con il forum in maniera convinta. Ci sono due cose ancora che voglio dire prima di concludere. La prima è che vedo questa frase incredibile che è il primo punto della dichiarazione di Richard Yono, che è no alla povertà. Devo dire che risolvere il problema della povertà credo che sia molto molto semplice, ma molto facile. Io nasco a Milano, in una Milano molto diversa da quella che oggi è, una Milano povera del dopoguerra, che era decisamente povera, ma ricca di esperienze, di voglia di fare. Oggi togliere la povertà, oggi quello che vedo invece a Milano è una presenza un po' più di miseria, mentre dalla povertà ci si emancipa facilmente, dalla miseria un po' meno. E credo che questo sia una sfida importante che fa appunto riferimento a quel sistema di valori che insieme va condiviso e portato avanti. Per la 21ª triennale ADI ha fatto una proposta che il Comune di Milano ha, devo dire, accettato e anche sostenuto, e mi ha molto divertito. Milano è considerata la capitale del design mondiale. Di grandissimi progettisti, di grandissime imprese si sono formate e realizzate qua a Milano. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Il design che non c'è, su Milano, invitando tutta la gente a fotografare qualcosa che non funziona a Milano, dove il design potrebbe davvero cambiare la vita, che vuol dire dalla coda alla ASL, alla buca nel marciapiede, alla pensilina che non funziona, alle cose belle, alle cose brutte, dove il design potrebbe fare la sua parte. Alla fine di questo percorso, che verrà presentato in triennale con una mostra importante, spero, l'impegno dell'associazione è quello di fare poi tre proposte per risolvere
per tentare di risolvere questi problemi e consegnarli alla futura giunta. Quindi vi invito tutti a mandare la vostra idea di città che non ha il design. Grazie ancora Michelangelo. Grazie Presidente. Sì, Milano capitale mondiale del design e evidentemente anche voi siete abbastanza ambiziosi, capitale mondiale della moda anche, no? Che è design. E la moda però è generalmente associata, probabilmente non senza ragione, ad una mancanza di responsabilità, un sistema di consumismo sfrenato, eccetera. Ma questo, citando Daniel Tarozzi, è la non notizia. Invece qui abbiamo, possiamo parlare della notizia, no? Della notizia. Abbiamo con noi Mauro Rossetti, il direttore di Tessile e Salute. Non avendo più tempo, essendo tutti stanchi, salto un po' di introduzione. Andiamo subito in media stress e ti do a te il microfono. Grazie innanzitutto di essere qua con noi. Grazie innanzitutto ai due relatori che mi hanno preceduto, perché siamo scesi da Dio alla filosofia, all'uomo che fa e al cantiere. Ecco, io sono un uomo di cantiere, per cui ringrazio davvero gli ultimi due interventi. Sono un uomo di cantiere, ho fatto per 30 anni responsabile di produzione in aziende tessili, per cui sono brutto, sporco e impolverato. Ringrazio la Fondazione Pistoletto per l'invito, doppiamente perché collaboriamo con Città dell'Arte da sempre e perché Milano è stata un nostro punto di arrivo e oggi è un nostro punto di partenza, perché naturalmente è stato un punto d'arrivo. Vi racconto in 3 minuti, visto l'ora tarda, una storia di 15 anni, ma una storia concreta. Cioè, Tessile e Salute nasce nel 2001 su un'idea folle, perché allora era un'idea folle, di realizzare la moda sostenibile, ma realizzare nel senso di fare, ma facendo questa operazione mettendo insieme mondi assolutamente diversi, quindi dal mondo tessile a quello chimico, ma anche a quello sanitario, al mondo dell'ambiente, al mondo delle ONG. È stata ed è ancora un'impresa titanica, perché siamo partiti dove il primo problema è che non c'era un linguaggio comune. Cioè, ci si incontrava con i medici o gli ambientalisti e non si parlava la stessa lingua. Da ex uomo di produzione mi ricordo perfettamente il mio primo incontro in Federchimica. Sembrava il tribunale della Santissima Inquisizione, ero da solo davanti a 7-8 che si chiedevano che diavolo viene a raccontarci. Se Dio vuole, ero in parte uno di loro. Siamo partiti da lì, siamo partiti poi con 2 idee. Che nel mondo globale fare, noi siamo nati per caso a Biella, ma che fare qualcosa di locale non sarebbe servito a nessuno, ci sarebbe costato 10 volte meno di fatica, probabilmente quest'ora aveva un futuro tranquillo, invece non è così, ma non sarebbe servito a nessuno filosoficamente, tornando ai discorsi di prima del maestro, eccetera. E dall'altra, che per arrivare a qualche obiettivo da ex uomo in produzione ci siamo detti bisogna fare. Fisicamente fare delle cose, ancorché piccole, ma una sull'altra riusciamo a costruire una torre. Se non le facciamo, rimaniamo sempre dove siamo. Quindi siamo detti, visto che ci occupiamo da sempre di ecotossicologia di tessili, dobbiamo capire se c'è il problema, qual è il problema, cercare di cominciare di misurare le cose. Abbiamo messo in piedi un osservatorio nazionale dermatologico, sono 9 cliniche da Milano a Palermo, abbiamo una banca dati delle sostanze usate nelle filiere produttive con l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo fatto tutta una serie di lavori che vi risparmio visto che è l'ora tarda, perché sennò vi annoierei a morte. Siamo arrivati a coinvolgere tutti, nel senso chi c'è oggi in Tessile e Salute? Camera Nazionale della Moda Italiana, vuol dire tutti i brand italiani, vuol dire Prada, Armani, Gucci, Valentino, vuol dire su 60 miliardi di fatturato della moda italiana 49 o 50 miliardi. Ci sono anche gli altri 10, perché in Associazione di Tessile c'è il Sistema Moda Italia che rappresenta il sistema manifatturiero, quindi le imprese che producono per i brand della moda. Ma c'è Federchimica, c'è l'Associazione degli Artigiani, ci sono le associazioni dei consumatori, ci sono i sindacati. Credetemi, è stata durissima. È stata doppiamente durissima perché siamo partiti dal non avere un linguaggio. È stata durissima condividere degli obiettivi, ma è stata durissima, e questo la dico da italiano, fare sistema in Italia, perché siamo ancora il popolo degli 8.000 campanili, però se è così nel mondo globale ci serve a poco. Ci siamo dotati quindi di una serie di strumenti, abbiamo fatto una serie di lavori. Nel 2012 la Commissione europea ha chiesto, noi che eravamo gli unici che avevamo fatto questo tipo di strada a livello europeo,
un rapporto fra, se c'era, l'esistenza di presenza di sostanze tossiche sulla mia giacca, l'insorgenza di una qualche patologia. Così è, effettivamente a livello nazionale il 7% delle patologie di quello, patologie dermatologiche sono dovute a quanto indossiamo, tra i tessili, le calzature, eccetera, eccetera. Tra l'altro un dato, tanto per avere qualcosa in testa, nel 100% dei casi sono dovute a quanto importiamo, ma da questo punto di vista non è detto naturalmente che lì c'è il problema, ma non è che tutto quello che importiamo è messo in queste condizioni, assolutamente no. Quindi abbiamo fatto un mare di strada che ci è costata, credetemi, fare fisicamente fare delle cose su questa partita della sostenibilità, essendo partiti anni fa e quindi essendo rimasti per secoli, mi viene da dire, molto oltre la frontiera, ci è costata e ci costa un'enorme fatica. Però siamo arrivati a Milano, per quello che vi dicevo il punto di partenza, siamo arrivati a Milano perché pensando di non realizzare con il non davanti, la moda sostenibile nella ipernicchia che io mi tingo a casa con le pelli della cipolla piuttosto che l'edera, che voglio dire, non è lì quello che ci serve, perché a volte mi è capitato anche di finire in mostre della moda sostenibile. Oddio, se quella è la moda sostenibile, spero che nessuna fanciulla se la metta mai addosso, perché sennò per noi maschietti non sarebbe l'ideale. Ma poi non è, visto che per certi versi sono ambizioso come il maestro, noi ci siamo messi in testa di voler cambiare il mondo, tre amici al bar vogliono cambiare il mondo. Se facciamo la moda sostenibile, l'ipernicchia, non cambiamo nessuno. Noi dobbiamo cercare di spostare le montagne e cambiare la moda in senso lato. E allora qui è il punto di arrivo. Cioè noi abbiamo coinvolto, o meglio, loro ci hanno coinvolti perché il contrario non sarebbe mai successo, ma ci hanno coinvolti perché abbiamo fatto tutta questa strada e perché ci siamo guadagnati, tra virgolette, una certa autorevolezza e terzietà sul mercato, mi viene da dire. Ci hanno coinvolti la Camera Nazionale della Moda, ci hanno coinvolti su un progetto serissimo, una roadmap con una serie di step per realizzare davvero quello che nel 2001 era il nostro sogno, la moda sostenibile. Ci stiamo lavorando come sistema paese, anche con Sistema d'Italia, anche con Federchimica, e c'è già il primo risultato, nel senso abbiamo, sto per dire pubblicato no, ma la pubblicazione ci sarà sicuramente entro fine aprile, ma realizzato le linee guida, visto che anche il forum parla di linee guida sui requisiti ecotossicologici degli articoli, quindi articoli tessili di moda, quindi la mia giacca o le mie scarpe. Stiamo già lavorando alle linee guida per i requisiti ecotossicologici sulle miscele chimiche da utilizzare nelle filiere. Fra le due bisogna fare, e stiamo lavorando anche quella, le linee guida sulle modalità di utilizzo delle sostanze, perché guardate bene, anche qua, di nuovo, ha perfettamente ragione il maestro, bisogna coniugare gli opposti. Io in una filiera produttiva devo poter usare anche una sostanza pericolosa se quella mi serve, però devo usarla con una buona prassi di fabbricazione che tuteli tutti, l'ambiente, i lavoratori esposti, il consumatore finale. Questo è il goal, questo è quello che stiamo facendo. Alla fine di questa avventura, saremo nel 2018 credo, avremo tre strumenti che ci permetteranno di monitorare perfettamente la supply chain, e questo è l'obiettivo che nel nostro piccolo stiamo già facendo in modo, se volete, artigianale, ma di nuovo per il discorso di facciamo fisicamente qualcosa. Noi abbiamo reso trasparenti ormai credo una settantina di filiere, quando parlo di filiere vuol dire che c'è l'azienda che realizza la mia giacca, ma che ha 70-80 aziende che partecipano alla filiera a partire dalla materia prima al prodotto finito. Di ogni singola azienda conosciamo tutto, sappiamo esattamente quali sostanze chimiche usa e come le usa. E guardate bene che avere i brand, tutti i brand della moda, su questa partita assolutamente convinti è una cosa che anche solo due anni fa era, mi viene da dire, impensabile. Con la voglia e la grinta si riescono a spostare le montagne, e questo porterà a avere, ripeto, delle filiere totalmente tracciate e trasparenti, e questo è quello che noi, tutti noi, come consumatori dovremmo richiedere tutti i giorni, perché questo è il famoso granellino di sabbia nell'ostrica di cui diceva prima il relatore, ma che poi genera la perla, è questo. E anche qui siamo già arrivati a fare qualcosa di concreto, perché un paio di aziende che vendono fisicamente nei negozi dei capi hanno dotato di quei capi di una smart label leggibile con un cellulare,
per cui uno può raccontare tutta la storia del capo e dire esattamente dov'è stato fabbricato, con quali sostanze e quali rischi, se ci sono, se naturalmente non ci sono, perché sennò non avrebbe la nostra, almeno, smart label. Spero di essere stato chiaro, è un messaggio di concretezza. Se diamo concretezza a quello che tutti noi stiamo facendo, sicuramente cambieremo il mondo. Grazie davvero. Grazie. Allora, ti contraddico soltanto per ricordare che in effetti era pensabile 2 anni fa, perché insieme a te, insieme a Camera Nazionale della Moda, abbiamo realizzato una performance dove in Piazza Duomo con un migliaio di ragazzi dell'Accademia di Brera, e per il lancio di questa iniziativa, all'epoca si chiamava Manifesto per la Sostenibilità della Moda Italiana, e questi ragazzi nella piazza di Milano hanno realizzato, che cosa? Guarda un po', il segno del Terzo Paradiso.